La disamina delle dichiarazioni dei collaboratori sentito in questo dibattimento e in particolare oggi parleremo delle dichiarazioni accusatorie a carico dell'imputato rese da Francesco Marino Mannoia. L'importanza delle dichiarazioni rese dal Marino Mannoia in questo processo è duplice. Una deriva dalla qualità della fonte e una attiene appunto al contenuto delle accuse nei confronti dell'imputato. In ordine, sotto il primo profilo, cioè in ordine alla qualità della fonte, dobbiamo evidenziare che Marino Mannoia, come sappiamo, come è noto, è uno dei collaboratori cosiddetti storici, così come Buscetta, già ritenuto pienamente attendibile in numerosi processi già definiti con sentenza passata in giudicato. Si vedono in particolare le sentenze d'appello di Cassazione di primo grado, d'appello di Cassazione del maxi processo e la sentenza nel processo a carico di Drago Giovanni più 2, tutte acquisite agli atti. In ordine al secondo profilo, cioè al contenuto delle accuse, le dichiarazioni di Mannoia a carico del dottore Contreras si segnalano per il dettaglio dei ricordi del collaborante e, come vedremo, per le conferme derivanti sia dalla deposizione di altri collaboratori sia dal riscontro obiettivo. In ordine al primo profilo, cioè in ordine all'attendibilità intrinseca di Marino Mannoia, come è noto, il Marino Mannoia inizia a collaborare l'8 ottobre 89, e il Mannoia, dopo la stagione dei primi grandi pentiti, iniziata nell'84 con Tommaso Buscetta, proseguito fino all'87 con quella di Antonino Calderone, come è noto, c'era stato un momento in cui era parso che il fenomeno della dissociazione da Cosa Nostra si fosse arrestato, sia a causa della strategia di morte attuata dai vertici dell'organizzazione contro i familiari dei collaboratori, sia per le diffuse perplessità dell'epoca sugli specifici profili tecnici del problema della rilevanza probatoria del contributo dei pentiti. Pertanto, fin da subito, la clamorosa scelta di campo del Marino Mannoia apparve di eccezionale importanza, non solo per la statura del personaggio, ma soprattutto perché dimostrava che né la violenza di Cosa Nostra né quelle perplessità sulla rilevanza probatoria del contributo dei collaboranti era riuscito a bloccare questo importantissimo strumento di contrasto alla criminalità mafiosa. Tale collaborazione si dimostrò fin da subito rappresentare un contributo di straordinario rilievo alla lotta contro Cosa Nostra, sia per la grande quantità di informazioni fornite su personaggi di ogni livello del crimine organizzato siciliano, nonché su numerosissimi delitti commessi dall'organizzazione, e anche sulla ricostruzione di circa un decennio di traffici di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti, sia principalmente per i puntuali chiarimenti e aggiornamenti forniti dal Mannoia sugli schieramenti e sul divenire degli equilibri interni a Cosa Nostra. Il Marino Mannoia, infatti, aveva avuto modo di vivere le vicende interne dell'organizzazione mafiosa in una posizione privilegiata, essendo stato dapprima uomo di fiducia di Bontate Stefano, capo storico, come sappiamo, di Cosa Nostra sin dall'inizio degli anni 70, e poi inserito a pieno titolo per molti anni nei traffici di stupefacenti gestiti dalle famiglie corleonesi, cioè dello schieramento guidato da Salvatore Riina, per la sua qualità di chimico particolarmente esperto dei procedimenti tecnici di raffinazione della droga. E grazie a questo suo prezioso patrimonio di informazioni, il Marino Mannoia Francesco consentiva di ridisegnare una nuova e più completa mappa delle famiglie e dei mandamenti di Palermo, aggiornando le conoscenze acquisite in passato sulla base delle dichiarazioni di altri importanti collaboranti, Buscetta, Contorno, Calderone. Come abbiamo già accennato, il suo contributo all'accertamento della verità in ordine a numerosissimi gravi delitti di Cosa Nostra è già stato ritenuto pienamente attendibile dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 80 del 92, acquisita agli atti, quella del Maxi. E poi, come sappiamo, e ciò attiene anche più specificamente all'oggetto di questo processo, il Marino Mannoia ha deciso in tempi recenti di fornire alla giustizia una collaborazione integrale senza riserve, ammettendo anche le proprie personali responsabilità per tutti gli omicidi in cui aveva partecipato e rinunziando alle garanzie procedurali di inutilizzabilità contro di lui delle sue dichiarazioni autoaccusatorie, pur previste a suo favore dal trattato di mutua assistenza giudiziaria fra l'Italia e gli Stati Uniti.
Ed è proprio in questa nuova fase della collaborazione che si inseriscono, della sua collaborazione, si inseriscono anche le dichiarazioni a carico del dottore Contrada. Abbiamo detto, Francesco Maria Mannoia è stato uno dei primi e più importanti collaboratori di giustizia, ritenuto in vari procedimenti penali già attendibile, già definiti con sentenza passata in giudicata, come uno anzi dei collaboranti di più provata affidabilità e attendibilità. Ma tale affidabilità e attendibilità è stata messa in dubbio in relazione a questo specifico processo, sicché, vedremo in che termini, sicché la sua attendibilità intrinseca necessita di una ulteriore verifica. Perché dico che è stata messa in dubbio? Perché si è cercato di evidenziare da parte della difesa una sorta di iniziale reticenza, diciamo, del dichiarante, il quale, pur avendo iniziato a collaborare nel 1989, solo nel gennaio 94 al pubblico ministero e poi nel corso di questo dibattimento riferì quanto a sua conoscenza sul dottore Contrada, dopo che nell'aprile 93, a specifica domanda del PM, aveva reso altra dichiarazione, possiamo vedere il documento, interrogatorio dell'aprile 93 in sede interrogatorio internazionale, 3 aprile 93 alle ore 10 a New York. Il Mario Mannoia ha interrogato al procuratore della Repubblica. Andiamo al documento, documento 3. Direttamente. Il Mannoia ha specifica domanda. L'interrogato risponde: di Contrada, questa è la sua dichiarazione dell'aprile 93, di Contrada non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale. Con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi. Pagina, come si ha modo di vedere, 18 dell'interrogatorio, si vede in calcio. Il Mannoia è stato, nel corso del dibattimento, è stato richiesto di dare spiegazioni, quindi, sulla evoluzione della sua collaborazione e sul punto è stato estremamente chiaro. Leggo integralmente, è una citazione un poco lunga, ma è importante, poi faremo le nostre considerazioni in esito alla lettura di questa parte. Quindi, Mannoia cosa dice in ordine all'evoluzione della sua collaborazione? Quando io ho scelto di collaborare, quindi si riferisce all'89, era semplicemente perché volevo completamente porre fine a quella vita, a quel mondo in cui io appartenevo. Non stavo a guardare, non vi era legge sui pentiti, non vi era volontà di combattere o comunque perseguire i crimini di Cosa Nostra, io decisi di collaborare o comunque pentirmi per una scelta personale. Nello stesso modo notavo dall'interno di quel mondo in cui appartenevo un certo distacco delle istituzioni nel far fronte a questa escalation di criminalità e non mi sono sentito in quel momento della mia collaborazione di andare oltre i racconti, insomma, di riferire praticamente riferire anche i racconti che avrebbero investito l'autorità dello Stato, comunque rappresentanti dello Stato di diversi livelli, compresi anche collusioni tra Cosa Nostra e ambienti politici, pezzi di ambienti politici. Questo primo punto. Secondo punto. Inoltre, non mi accusai di aver commesso dei delitti, tra i quali omicidi, per una questione personale, che non ha niente a che vedere con lo Stato, una questione personale nei confronti della mia famiglia, mi riferisco alla mia donna e mia figlia, il quale già mi ero presentato con quella collaborazione, diciamo, negativamente, dichiarando che avevo raffinato eroina, che era un trafficante di stupefacenti. Non me la sentivo di continuare il mio racconto, andando anche sui fatti molto più sanguinari, quelli degli omicidi, perché avevo molta paura di affrontare questa realtà insieme ai miei familiari. Questa prima fase della collaborazione. In ordine alla seconda fase, prosegue. A distanza di tanti anni, io mi trovavo negli Stati Uniti per rendere testimonianza di un processo. Mi trovai a riflettere anche per la sicurezza della mia famiglia, perché si era creato un programma di sicurezza negli Stati Uniti, una garanzia veramente solida alla famiglia per tutta la vita. Ma il procuratore doveva presentarmi al processo e in qualche modo capito, anche in base a una mia testimonianza, una traccia, dice Mannoia, lasciata già nell'89, nel quale io avevo dichiarato al dottore Falcone: anch'io non sono uno stinco di santo, anch'io ho commesso gli atroci crimini di cui vergognarmi e non escludo che spontaneamente, quando vedrò una piena volontà politica governativa nel perseguire i crimini di Cosa Nostra, io spontaneamente farò dichiarazione. Non escludevo neanche il fatto che se qualcuno mi accusava, io avrei confessato. Quindi,
procuratore degli Stati Uniti, in base a questa mia dichiarazione, aveva percepito che in effetti avevo commesso dei crimini che andavano al di là del traffico di stupefacenti. Non voleva presentarmi al processo perché voleva essere certo che avessi detto a lui tutto quello che avevo commesso, e allora si è fatto un accordo fra me e il governo degli Stati Uniti che se io confessavo tutte le mie responsabilità complete, allora il governo avrebbe garantito la sicurezza per i miei familiari. Io confessai, ma ancora prima di confessare, informai le autorità di Palermo, le autorità competenti tramite i miei avvocati, per dire che mi accingevo a fare delle dichiarazioni sul mio conto e che quindi loro, se ritenevano opportuno, potevano venire a sentirmi prima perché era di loro competenza. Quindi io passai a fare dichiarazioni complete sulle mie responsabilità personali. Per quanto riguarda i fatti che poi sono venuti fuori dopo tanti anni negli Stati Uniti, tanti anni si riferisce sempre rispetto all'89, come situazioni politiche, riferisce sempre rispetto all'89, come situazioni politici, collusione tra Cosa Nostra e politica, o comunque personaggi dello Stato collusi con Cosa Nostra, la motivazione sta sempre nel fatto che ho detto prima che io non mi sentivo a quei tempi di avventurarmi in queste dichiarazioni così delicate, perché non notavo, non vedevo completamente, era assente lo Stato, ad eccezione di alcuni, di un numero ristretto di uomini veramente impegnati a combattere Cosa Nostra, la maggior parte delle istituzioni era assente e io non me la sentivo di andare avanti nelle dichiarazioni. Questa è la dichiarazione di Mannoia. E nel 93, Marino Mannoia ritiene e valuta la situazione del 93 sotto questo profilo radicalmente mutata. Infatti la sua frase dice: ho visto, si riferisce al 93, ho visto in effetti una volontà politica governativa, che bisogna dare atto che da alcuni anni a venire qua c'è veramente una volontà nel far fronte, diciamo, a tutti i livelli senza nessuna remora come nell'89. E questo quindi che lo convinse, dice Mannoia, a riferire quanto a sua conoscenza anche sui rapporti con Cosa Nostra di esponenti della politica e appartenenti alle istituzioni. Quindi Mannoia esplicita che nell'89 intraprese la sua collaborazione per una scelta personale, una scelta di vita, una scelta di radicale dissociazione da Cosa Nostra, di collaborazione con la giustizia, al fine di contribuire nel perseguire i crimini mafiosi. Ciò fece appunto per una sofferta scelta personale in un momento, come dicevamo prima, estremamente difficile per chi decideva di intraprendere la collaborazione con la giustizia, un momento cioè in cui vi erano diffuse perplessità sui profili tecnici della rilevanza probatoria della chiamata in correità, in un momento in cui non era né prevista né disciplinata normativamente la protezione dei collaboratori e dei loro familiari, protezione cui si provvedeva in modo assolutamente artigianale. E proprio in tale quadro, in questo contesto, avvertendo quello che lo stesso Mannoia, come abbiamo visto poc'anzi, definisce un certo distacco delle istituzioni nel far fronte a questa escalation di criminalità, il Mannoia non si sentì, in quella fase iniziale della sua collaborazione, di riferire anche quanto a sua conoscenza circa le collusioni con Cosa Nostra di pezzi di ambienti politici e di rappresentanti dello Stato di diversi livelli. Nel contempo, dice il Mannoia, per ragioni personali nei confronti della sua famiglia, non si sentì di confessare, oltre alla sua appartenenza alla mafia e la partecipazione ad illeciti traffici di stupefacenti, anche i fatti di sangue da lui stessi commessi. Anche se non tacque del tutto sul punto, cioè non disse il falso, non disse mai Mannoia, io non ho mai commesso delitti, non ho mai commesso omicidi. Come abbiamo visto poc'anzi, egli dichiarò al dottore Falcone di avere commesso anch'egli atroci crimini di cui vergognarsi, tanto da dichiarare di non escludere che le avrebbe spontaneamente dichiarate non appena avesse percepito una piena volontà politica nel perseguire i crimini di Cosa Nostra. Sappiamo peraltro che all'epoca non c'era nessuna disciplina normativa della protezione dell'incolumità dei collaboratori e dei familiari, ma neppure nessuna normativa premiale per i collaboranti. La svolta, quindi, nella sua collaborazione, la seconda fase, si determinò negli Stati Uniti, dove invece era già regolamentato, lo è da anni, legislativamente era regolamentata la protezione dei collaboratori, e dove viene posta come condizione per l'inserimento del collaboratore, come oggi in Italia, nel programma di sicurezza, la confessione di tutti i fatti di reato commessi. E fu in questo frangente che egli confessò tutti i delitti da lui commessi, senza remora alcuna,
ma informando prima tramite i suoi legali l'autorità giudiziaria palermitana e quindi, come dicevamo, così rinunciando alle garanzie procedurali di inutilizzabilità contro di lui delle sue confessioni previste in suo favore dal trattato di mutua assistenza giudiziaria Italia-Stati Uniti. Il massimo, pertanto, della trasparenza, il massimo dell'ampiezza della collaborazione, senza riserva alcuna, sottoponendosi ai relativi procedimenti penali di competenza dell'autorità italiana sulla base delle sue confessioni e superando le remore di ordine strettamente personale e familiare che lo avevano in precedenza bloccato. E così realizzando il proposito già manifestato al dottore Falcone, che lo stesso Mannoia ha ricordato. Riferirò spontaneamente queste cose quando vedrò una vera volontà di perseguire i crimini di Cosa Nostra. Mannoia nel 93 ritiene che questa volontà si sia manifestata e dichiara queste cose. Nel contempo, siamo nel 1993 e gli decide di riferire proprio tutto quanto a sua conoscenza, perché in linea con quanto dichiarato dal dottore Falcone, solo nel 1993, solo dopo la morte del dottore Falcone, percepisce il Mannoia quella piena volontà politica nel perseguire crimini di Cosa Nostra a tutti i livelli. E della svolta post stragi, dopo le stragi del 92, le stragi palermitane del 92, nella politica statale di contrasto al fenomeno mafioso, siamo tutti testimoni. Il varo della legislazione premiale per i collaboranti ed il perfezionamento della disciplina legislativa della loro protezione, l'introduzione del cosiddetto articolo 41 bis sul regime carcerario differenziato per i mafiosi, il rinnovato impegno sul piano repressivo, culminato con l'arresto nel gennaio 93 di Salvatore Riina. Come sappiamo tutto, furono tanti segnali di un rinnovato impegno corale nell'azione di contrasto al fenomeno mafioso, realizzatosi con tangibili risultati proprio nella stagione che va dal post stragi del 92 fino al 93, proprio quando Mannoia percepisce questo mutamento che ha percepito tutta l'opinione pubblica italiana e internazionale, e il Mannoia muta. Passiamo pertanto appunto alla seconda fase della collaborazione di Mannoia. Il fatto poi che pur dopo tale scelta il Mannoia non disse alcunché sul dottore Contrada in occasione di quell'interrogatorio che abbiamo visto prima, dell'aprile 93, è stato spiegato da Mannoia da ragioni del tutto contingenti, e cioè dal fatto che quel giorno egli venne sottoposto ad un lunghissimo interrogatorio protrattosi fino a tardanotte, nel corso del quale venne prevalentemente sentito sulle infiltrazioni di Cosa Nostra nella politica e in particolare sui rapporti di Cosa Nostra con l'onorevole Lima, i rapporti di Cosa Nostra con il senatore Andreotti e inoltre in ordine all'omicidio Mattarella, nonché anche sui fatti illeciti da lui personalmente commessi, che erano quelli per i quali i suoi legali avevano principalmente contattato l'autorità giudiziaria palermitana, perché il Mannoia intendeva in quel momento rendere ampia e totale confessione dei fatti da lui commessi. Sicché, ha dichiarato il Mannoia, quando gli venne formulata la domanda sul dottore Contrada, egli era stanchissimo e non se la sentì in quel momento di dire tutto quanto a sua conoscenza in argomento, per evitare un'ulteriore insostenibile prosecuzione dell'interrogatorio. Ho detto Mannoia, io ero molto stanco e non vedevo l'ora di andarmi a buttare nel letto, quindi mi sono comportato in quella maniera. E poi, ulteriormente, quando gli è stato chiesto perché lei chiede quella risposta che abbiamo detto poc'anzi, ha detto Mannoia, è stata una reazione così, non è che è stata una situazione lucida, in situazione di stress. Mannoia, quando ha reso poi la prima dichiarazione a carico del dottore Contrada, nel corso di altro interrogatorio alla Procura della Repubblica di Palermo, qualche mese dopo, il 27 gennaio 1994, dichiarazioni che poi ha integrato il Mannoia nel corso del dibattimento. E in ordine a questa integrazione, ulteriore integrazione in sede dibattimentale, Mannoia ha spiegato che ciò è dipeso dal fatto che l'interrogatorio del gennaio 94
non era affatto incentrato sul dottore Contrada, bensì ancora sugli omicidi che il collaborante ha confessato, sicché il riferimento al dottore Contrada fu quasi, diciamo così, incidentale, perché il riferimento avvenne mentre egli stava rendendo dichiarazioni circa il proprio coinvolgimento nel tentato omicidio Lo Piccolo. Egli in quell'occasione, in relazione al tentato omicidio Lo Piccolo, ebbe modo di riferimento al dottore Speranza, prima, in quanto posizione del dottore Speranza strettamente connessa alla vicenda di quel tentato omicidio, poi ne parleremo, e poi quale altro funzionario di polizia in rapporti con esponenti di Cosa Nostra al dottore Contrada. Così nasce, ha dichiarato Mannoia, quelle sue dichiarazioni al gennaio 94. Ebbene, su questa versione resa quindi dal Mannoia vi è poco da aggiungere, tranne che in effetti risulta dal verbale di interrogatorio del 3 aprile 93, assunto interrogatorio in Stati Uniti, che come abbiamo visto poc'anzi, lo rivediamo ora, l'interrogatorio ebbe inizio alle ore 10. E se andiamo all'ultimo foglio, ecco, si ha modo di vedere che l'interrogatorio venne chiuso alle ore 1 del 4 aprile 1993. Quindi l'interrogatorio ebbe inizio alle ore 10 del mattino e terminò all'1 della notte. 15 ore di interrogatorio. Come abbiamo modo di vedere in basso, il numero della pagina, il verbale consta di 20 pagine. L'interrogatorio consta e comprende 20 pagine, dovrebbe esserci in calce. Ecco, pagina 20. E riguarda numerosi ed impegnativi argomenti: omicidio Lima, omicidio Mattarella, rapporti dell'onorevole Lima con Cosa Nostra, rapporti del senatore Andreotti con Cosa Nostra, confessione di omicidi commessi dal Mannoia stesso. E la domanda relativa al dottore Contrada, risulta essere stata formulata nella parte terminale dell'interrogatorio medesimo. Abbiamo visto che consta di 20 pagine, questa è la parte finale del foglio 18, foglio 20 poi peraltro è, come abbiamo visto, è quasi interamente occupato dalla parte conclusiva e dalle firme. Pagina 18. E infatti, oltretutto, quello cui segue, che è stato anche acquisito, le ultime pagine, le pagine seguenti dell'interrogatorio costituiscono precisazione di argomenti, non argomenti nuovi, ma precisazione di argomenti di cui Mannoia aveva ampiamente riferito nelle pagine precedenti. Ciò che conta è comunque che la stessa dichiarazione resa, perché fermiamoci su questi tre righe, quella stessa dichiarazione resa da Mannoia sul punto non è di per sé incompatibile con quanto successivamente dal medesimo dichiarato da una parte. Dall'altra parte rivela una evidente ed effettiva stanchezza del dichiarante. Mannoia, infatti, questi tre righi che abbiamo, non dichiara di non sapere nulla a carico del dottore Contrada, non dice del dottore Contrada non so nulla. Cosa dice? Dice non ricordo praticamente nulla che possa avere interesse processuale. Alludendo quindi alla sussistenza di qualche ricordo che in quel momento il Mannoia valuta non di interesse processuale, valutazione del Mannoia che lascia il tempo che trova la valutazione del soggetto interrogato. Poi aggiunge, con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi, il che allude evidentemente al fatto che qualcosa Mannoia sa sia sul dottor Contrada sia su altri poliziotti. Ed è questo il dato che conta. Fin da questo primo interrogatorio della nuova fase della collaborazione con la giustizia, Marino Mannoia non dichiara di non sapere nulla a carico del dottore Contrada e lascia intendere di avere qualcosa da riferire, ma per le ragioni dello stesso riferito a dibattimento preferisce non affrontare l'argomento. Questo è ciò che conta, non c'è contrasto con le dichiarazioni dibattimentali rese dal Mannoia. Quando dice con tanti nomi di poliziotti potrei anche confondermi, fa riferimento alla sua conoscenza relativa non solo al dottore Contrada ma anche ad altri, e sappiamo infatti al dibattimento che il Mannoia non ha parlato solo dei rapporti con Cosa Nostra e il dottore Contrada ma anche quelli del dottore Burbi e del dottore Speranza. E anche il verbale dell'interrogatorio del gennaio 94
per come è stato ricostruito, conferma che in effetti la deposizione del Mannoia non era affatto incentrata sui funzionari di polizia, non era incentrata sul dottore Speranza né sul dottore Contrada, era incentrata sui fatti da lui commessi di cui egli si autoaccusava spontaneamente e nel contesto, ed è stato proprio nel contesto della dichiarazione, come dicevamo prima, resa dal collaborante sul tentato omicidio Lo Piccolo, che gli fece riferimento al dottore Speranza e poi appunto al dottore Contrada quasi incidentalmente, senza ulteriori approfondimenti su quest'ultimo, sul dottore Contrada. Sicché è ben comprensibile che il Mannoia solo nel corso dell'esame dibattimentale, invece esclusivamente incentrato sul tema dei rapporti Contrada Cosa Nostra, abbia ricordato ulteriori fatti concernenti l'odierno imputato. Le motivazioni addotte da Mannoia circa talune, chiamiamole, differenze fra i suoi interrogatori al pubblico ministero e la sua deposizione dibattimentale risultano pertanto obiettivamente confermate dalla lettura dei verbali di interrogatorio. Ai fini, allora, della valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni in questo processo, occorre verificare, ed è quello che ci accingiamo a fare, se sia ipotizzabile e probatoriamente fondata una spiegazione diversa da quella riferita dal collaborante e quindi idonea a porre in dubbio la genuinità delle sue dichiarazioni. In merito non possiamo preliminarmente non evidenziare che ulteriore conferma alle motivazioni adotte dal collaborante, come dicevamo poc'anzi, sta nel fatto che egli, in quell'interrogatorio dell'aprile 93, quando disse di Contrada non ricordo praticamente nulla, non solo non disse alcunché sul dottore Contrada, ma nemmeno su alcuno dei funzionari di polizia di cui poi ha riferito al dibattimento, cioè sul dottore Speranza e sul dottore Purpio. Se quindi ci fosse stata se si dovessero sospettare che non siano genuine le dichiarazioni dibattimentali del Mannoia sul dottore Contrada, sarebbe allora sospettare che siano non genuine anche quelle sul dottore Purpio e sul dottore Speranza, e non capisco sulla base di quale motivazione. Ma a prescindere da queste considerazioni logiche, l'accertamento decisivo è naturalmente, come sempre, quello della verifica della sussistenza di riscontri al contenuto delle dichiarazioni di Mannoia in argomento. È evidente infatti che se l'attendibilità di quanto riferito dal dichiarante dovesse risultare suffragata da riscontri, non avrebbe più alcun ragione d'essere e rilevanza ai fini dell'odierno processo ogni dubbio sulla fondatezza delle motivazioni adotte dal collaborante a giustificazione della progressione delle sue dichiarazioni sul conto del dottore Contrada. Al contrario, in assenza di riscontri o in presenza di riscontri negativi, l'attendibilità delle accuse avanzate dal dichiarante nei confronti dell'imputato allora sì potrebbe ritenersi seriamente compromessa. E allora dobbiamo necessariamente venire ora al merito delle dichiarazioni dibattimentali del marino Mannoia e valutare se esse risultino riscontrate o meno. Per semplificazione, possiamo dire gli argomenti di cui parla marino Mannoia si dividono in tre capitoli. Uno riguarda la questione dei rapporti fra il dottore Contrada e Rosario Riccobono, quindi una tematica che abbiamo già esaminato in relazione soprattutto alla dichiarazione di Gaspare Mutolo ed anche a quelle di Salvatore Canceni. Secondo, i rapporti fra il dottore Contrada e Stefano Bontade, di cui abbiamo già in parte riferito quanto emerso dalla dichiarazione di altri collaboranti, con dei riferimenti ad episodi specifici di favori del dottore Contrada chiesti ed ottenuti dal Bontade, in particolare patente di Stefano Bontade, favore per la patente di Stefano Bontade di cui abbiamo riferito, e patente per un altro uomo d'onore, forse Pina Greco, questo termine ha utilizzato il marino Mannoia, poi ci arriveremo. Infine poi la questione dei rapporti fra il dottore Purpi e Stefano Bontade e il dottore Speranza e Stefano Bontade. Iniziamo dalla questione relativa ai rapporti fra Contrada e Riccoboni. E anche marino Mannoia ha riferito di aver appreso all'interno di Cosa Nostra dell'esistenza di questi rapporti.
e ha in primo luogo riferito di avere sentito, ha detto lui nel 75-76, Giaconia e Riccobono che parlavano fra loro di Contrada. Il Mannoia ha anche precisato di non ricordare di preciso, anche dichiarato di non ricordare di preciso cosa i due si dicessero, ma di essere certo che i due parlavano del dottore Contrada come di persona loro vicina. La dichiarazione è in che termini ne parlavano, mi ha chiesto al presidente, parlavano nei termini, adesso non so ricordare, signor presidente, nei termini certamente positivi per noi. E specificando ulteriormente, non nei termini di stare attenti a Contrada, nei termini pericolosi, nei termini positivi. Siamo sempre al 75-76, viene chiesto al presidente, 75-76, quando venne arrestato Giaconia, non mi ricordo, dice il Mannoia, ma verso il 76, e poi conclude il Mannoia, dava la sensazione che si conoscessero bene. I dati più significativi di questa dichiarazione sono due: l'ulteriore conferma dei rapporti Riccobono-Contrada, che il Mannoia sostanzialmente apprende da questa conversazione fugacemente percepita tra il Riccobono e Giaconia, e la data dell'apprensione della notizia che Mannoia colloca intorno al 70, tra il 75 e il 76. Così confermando, sul punto preciso, sul punto non è chiarissimo dalla deposizione di Marino Mannoia se Marino Mannoia si riferisca a una conversazione percepita prima dell'arresto di Stefano Giaconia o in seguito alla scarcerazione del Giaconia. Sembra, dico però, vado così, sembra dalla logica del discorso si riferisca a un periodo antecedente all'arresto, sembra più coerente logicamente, ma il Mannoia non lo ha mai detto esplicitamente. E la data dell'apprensione della notizia, dicevo, lui come indicazione di data la colloca fra il 75 e il 76, così confermando quanto dichiarato da Salvatore Cancemi in ordine alla collocazione temporale dell'instaurarsi dei rapporti Riccobono-Cancemi. Abbiamo già evidenziato che il Cancemi ne apprende sicuramente nella prima metà del 76, Cancemi riferisce che si tratta, quando egli lo apprende in quel periodo, come rapporti già consolidati, e abbiamo detto quindi che già dalle dichiarazioni stesse di Cancemi, per coerenza, se vogliamo attribuire una coerenza logica e razionalità a quel discorso, per essere al 76, nella prima metà del 76, già consolidati tali rapporti, presumibilmente essi risalgono ad epoca antecedente. Non sappiamo però quando collocare esattamente, né poi è di rilievo decisivo ai fini del processo, la valutazione della responsabilità dell'imputato, collocare esattamente l'anno, il giorno e il mese in cui vengono instaurati i rapporti fra lo stesso e l'organizzazione mafiosa. Sul punto comunque dei tempi e delle cronologie torneremo dopo. La conversazione dunque percepita da Mannoia era fra Riccobono Rosario e Giaconia Stefano. In ordine al Giaconia, il Mannoia ha riferito di altri colloqui sull'argomento Contrada che confermano l'assunto accusatorio in ordine agli stretti rapporti Contrada-Riccobono. Cosa dice Mannoia? Mannoia dice, mi ricordo che il Giaconia venne arrestato, io vado a trovarlo nel carcere manicomio di Aversa a Napoli, a trovarlo vado io, Salvatore Federico, altro della famiglia di Stefano Bontade, della stessa decina di bontà del gruppo ristretto. Nel frattempo io ero diventato uomo d'onore e insieme a un'altra persona, Carmelo Coppolino, siamo andati lì per interessarci su richiesta del Giaconia per poter intervenire sul medico, eccetera, eccetera. In quell'occasione il Giaconia si è lamentato, è andato in furia dicendo che a fare arrestare lui era stato il Rosario Riccobono avendo passato la notizia a Contrada. Questo dice Mannoia in questa prima dichiarazione. Io e Federico non potemmo certamente celare questa sua notizia e la rappresentammo a Stefano Bontade. Bontade disse, è un pazzo da catena questo Giaconia. Comunque da lì a poco tempo il Giaconia venne strangolato, evidentemente si riferisce all'epoca successiva alla sua scarcerazione, sia per l'esclamazione che aveva fatto nei confronti del Riccobono accusandolo di averlo fatto arrestare tramite Contrada
e per motivi suoi personali, perché scalpitava troppo ed era un pericolo per l'organizzazione. E il Mannoia successivamente ha reso una ulteriore precisazione, ha riferito un altro episodio. Durante la mia detenzione, dopo che si è appresa la scomparsa di Rosario Riccobono, il Loiacono mi disse, Loiacono Pietro, alla fine dell'82, mi disse, riferendosi al Giaconia, alla morte del Giaconia, alla personalità del Riccobono, che in effetti il Giaconia aveva ragione quando aveva accusato Riccobono, nel senso che il Riccobono era confidente di Contrada. Questa esclamazione mi è capitato più di una volta sentirle anche dal Bontade stesso durante il 79-80, quando i rapporti tra Bontade e Riccobono non erano buoni, si erano interrotti quasi. Il Bontade a volte andava in escandescenze dicendo che in effetti il Giaconia forse aveva ragione. Queste frasi. Dalla documentazione acquisita sono emerse alcune conferme delle dichiarazioni del Mannoia. E cioè, conferme, mi riferisco alla cronologia dei tempi per il momento. E cioè, Giaconia in effetti venne arrestato nel giugno 1975. Venne arrestato, vedremo, però, dai carabinieri di Napoli. Rapporto giudiziario del 30 giugno 1975 al nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli, acquisito agli atti. Pochi mesi dopo la sua scarcerazione venne infatti soppresso. Il suo cadavere venne rinvenuto nel settembre del 76 in territorio di Carini. Sul punto si vede il rapporto giudiziario del nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo del 24 novembre 76, acquisito agli atti. L'imputato, da parte sua, nel corso dell'esame della difesa all'udienza del 23 dicembre 1994, ha dichiarato 1. Di non essersi mai occupato di Giaconia. 2. Di averne solo visto il cadavere quando venne rinvenuto nel settembre 76. E l'imputato ha poi evidenziato un ulteriore dato cui l'imputato attribuisce molta rilevanza, e cioè di quelle indagini relative sia alla scomparsa ma anche quelle che portarono all'arresto di Giaconia se ne occuparono i carabinieri. Carabinieri di Palermo per la scomparsa, carabinieri di Napoli per l'arresto del Giaconia. E in particolare, in relazione all'arresto nel 75 del Giaconia, l'imputato ha sottolineato che il Giaconia venne arrestato appunto dai CC, dai carabinieri di Napoli, che egli non se ne occupò mai, egli l'imputato, e che non solo è falso, ma è del tutto illogico che tale arresto fosse stato determinato da una confidenza di Riccobono a Contrada. Perché è illogico e del tutto inverosimile che egli, apprese notizie sul conto di Giaconia, le passasse ai carabinieri di Napoli. Questo ha dichiarato l'imputato. L'imputato allora, sempre nel corso di quella dichiarazione, ha tratto una conclusione da queste osservazioni. Conclusione inequivoca, secondo l'imputato, che ne deriva che le dichiarazioni di Marino Mannoia sono integralmente false. E anzi, l'imputato ha prospettato la possibilità che Mannoia si sia inventato tutto, perché si tratta di invenzioni, ha detto, credo testualmente così l'imputato, si tratta di invenzioni, e che l'imputato diceva, ha prospettato la possibilità che Mannoia si sia inventato tutto anche dalla lettura dei giornali, visto che nei giornali dell'epoca, di cui l'imputato ha detto di conservare copia, fu pubblicata la notizia dell'arresto di Giaconia, ma non dell'ufficio di polizia che aveva effettuato l'arresto medesimo. Quindi Mannoia si sarebbe inventato tutto, incorrendo in un errore maldestro, non potendo aver appreso dalla lettura dei carabinieri dei giornali che furono i carabinieri di Napoli e non la polizia di Palermo ad arrestare Giaconia. E in effetti, il proprio ministero conviene sul fatto che i dati riferiti dall'imputato, dai quali muove l'imputato, sono dei fatti veri. È vero che furono i carabinieri a svolgere l'indagine sull'omicidio di Giaconia, è vero anche che furono i carabinieri di Napoli ad arrestare Giaconia, e sarà anche vero, il pubblico ministero non l'ha controllato perché come vedremo non ha rilievo alcuno, sarà anche vero che i giornali dell'epoca non specificarono chi arrestò Giaconia, e conveniamo anche col dottore Contrada che è del tutto inverosimile
che egli ha preso una notizia confidenziale da Rosario Riccobono, la girasse ai carabinieri di Napoli. E allora, sono veri tutti questi presupposti? È vera anche allora la conclusione del dottore Contrada, quando afferma che Marino Mannoia ha dichiarato cose false e quindi che Marino Mannoia si è inventato tutto di sana pianta e quindi che Marino Mannoia si sia inventato e il contenuto della conversazione con Giaconia e il contenuto della conversazione con Bontade e il contenuto della conversazione con lo Iacono, aventi tutte lo stesso oggetto? A prima vista, visto in base a quei dati, sembrerebbe quasi di sì. Sembrerebbe quasi, cioè, che il dottore Contrada, dopo strenui, direi, vani, direi quasi disperati tentativi di trovare uno che sia un elemento di chiara, inopinabile smentita delle dichiarazioni di un collaborante che lo accusa, sia riuscito nel suo intento. E vi sarebbe riuscito non con un collaboratore qualsiasi, ma addirittura non con un pentito minore, ma addirittura con Marino Mannoia, uno dei collaboratori più importanti e accreditati, giudicato attendibile in numerose sentenze passate in giudicato, testimone chiave in tanti processi di mafia, maxi processo, fino al processo Andreotti. Il dottore Contrada, quindi, all'udienza del 23 dicembre 1994, ha ritenuto di tirare fuori un asso dalla manica, una mossa d'effetto. Ma il dottore Contrada sa bene che non è un asso, che si tratta di carte truccate, che si tratta di un trucco. Perché? Perché il dottore Contrada ha tentato, come vedremo, come già si è visto e come vedremo altrove, in tanti momenti, non di questo processo, ma della sua carriera, ha cercato di cambiare le carte in tavola, ha cercato di accreditare una falsa prospettazione dei fatti per confondere le idee ai propri interlocutori, così come ha fatto, dicevo, spesso, molto spesso, non solo nel corso delle sue dichiarazioni dibattimentali, ma anche altrettanto frequentemente nel corso della sua carriera. Deragliamento dalla pratica patente Bontade, consiglio al questore Epifanio per quella pratica, consiglio al questore Epifanio per la pratica Porto d'Armi Vanni Calvello, consiglio ad Antonio De Luca per rilasciare Gian Gambino, falsamente chiamando in causa il giudice imposimato, e così via. Ma, dico, perché Rubino Mistero afferma che si tratta di un trucco da prestigiatore? Per una semplice ragione: Bontade e lo Iacono hanno detto la verità. E hanno detto la verità, signor Presidente, signori giudici, perché nell'uno o nell'altro hanno mai detto a Marino Mannoia che Giaconia è stato arrestato a causa di una soffiata di Rosario Riccobono al dottore Contrada. Hanno detto una cosa diversa e Mannoia ha detto una cosa diversa da quella che afferma il dottore Contrada. Il punto è bene rileggerlo, in particolare in riferimento alla dichiarazione di lo Iacono. Credo che l'abbiamo già letto. Sì. Lo Iacono, quindi, pagina 12. È bene rileggerlo avanti. Il lo Iacono... quindi lo Iacono, scendiamo un attimo, scendiamo, aspetta, non trovo, sotto. Lo Iacono Pietro mi disse, ecco, lo Iacono Pietro mi disse, riferendosi a Giaconia, alla morte del Giaconia, alla personalità di Riccobono, che in effetti il Giaconia aveva ragione quando aveva accusato il Riccobono, nel senso che il Riccobono era confidente di Contrada. Questo dice lo Iacono. E il Mannoia ha aggiunto che durante il 79-80, quando i rapporti tra Bontade e Riccobono non erano buoni, si erano quasi interrotti, il Bontade andava in escandescenza dicendo che in effetti il Giaconia forse aveva ragione. Quindi, cosa dice lo Iacono a Mannoia? Che Giaconia aveva ragione quando accusava Riccobono di essere confidente di Contrada. Non che egli aveva ragione quando accusava Riccobono
per averlo fatto arrestare dando la notizia a Contrada. È una cosa diversa. Lo Iacono dice che aveva ragione Giaconia quando accusava Enrico Bono di essere confidente di Contrada. Questo dato, il rapporto Enrico Bono-Contrada, non l'arresto di Giaconia. Questo lo Iacono non lo ha mai detto a Mannoia e non poteva dirlo, non avrebbe mai potuto affermarlo con sicurezza, perché non era vero che l'arresto di Giaconia era solo determinato da una soffiata di Enrico Bono a Contrada. Ma quel che è più importante, come abbiamo avuto modo di verificare, che non l'ha mai dichiarato nemmeno Mannoia, perché Mannoia, ripeto, non ha dichiarato in relazione, per ora siamo fermi al colloquio con Bontade, con lo Iacono, non ha mai dichiarato che gli venne detto dallo Iacono o da Bontade che Giaconia aveva ragione, nel senso che l'arresto del Giaconia era addebitabile a una soffiata a Enrico Bono Contrada. Su due cose Giaconia aveva ragione, secondo quello che dicono lo Iacono e Bontade. Secondo quello che dice lo Iacono, Bontade dice forse, su due cose. Una, che Enrico Bono era responsabile dell'arresto di Giaconia. Un'altra, che c'era un rapporto di confidenza tra Enrico Bono e Contrada. Vediamo se questi due dati diversi sono connessi. Leggiamo allora cosa dice Mannoia sul suo colloquio con Giaconia. In un primo momento, l'abbiamo letto poc'anzi, in modo sintetico dichiara di aver appreso, era stata la prima dichiarazione, abbiamo già letto, non c'è bisogno di tornare, la rileggo io. In modo sintetico dichiara di aver appreso che Giaconia sospettava che a fare arrestare lui era stato il Rosario Enrico Bono, avendo passato la notizia a Contrada. Questo, quando fa Mannoia, fa tutto l'excursus di tutto quello che sa a carico del dottore Contrada. Dicevo in modo sintetico, perché? Perché poi gli viene fatta un'ulteriore domanda, gli viene chiesto di ricordare in dettaglio le parole pronunciate da Giaconia. E allora cosa dice quando il Mannoia, quando gli viene chiesto di ripetere in dettaglio cosa gli disse Giaconia? Dice Mannoia: io ripeto fedelmente quelle che sono le parole. Questo regalo me lo fece sicuramente Ducastro, vabbè, io non so parlare bene in siciliano, quel crasto di Rosario Enrico Bono, c'è una traduzione. A noi ci fece dover andare a riferire, eccetera. Quindi, quelle che sono le parole di Enrico Bono, di Giaconia, questo regalo, l'arresto, me lo fece sicuramente il Rosario Enrico Bono. Non dice, questo regalo me lo fece Rosario Enrico Bono, dando la notizia al dottore Contrada. Quando Mannoia viene chiesto esattamente le parole dette da Giaconia sono queste, ma andiamo avanti perché ci sono altre parole che aggiunse il Giaconia in quell'occasione. Lui mi rappresenta a me, a Federico, questa situazione, questo regalo, lo ripete, me lo fece sicuramente Enrico Bono. E il Giaconia però, e il Giaconia però manifestava una situazione nei confronti del Enrico Bono. Innanzitutto diceva che suo padre era un carabiniere, e poi il padre di Enrico Bono, e poi dice Ildo Enrico Bono ave troppa confidenza con Contrada e un confidente di Contrada. Queste parole. Allora noi non abbiamo potuto ottenere questa affermazione e l'abbiamo riferita a Stefano Bontade. Quindi, quando a Mannoia viene chiesto di precisare le parole che disse Giaconia, Giaconia emerge dalle stesse dichiarazioni di Mannoia che Giaconia disse sì, che sospettava che era stato Enrico Bono a farlo arrestare, ma non disse mai che lo aveva fatto arrestare con una soffiata al dottore Contrada. Dice una cosa diversa. Dopo aver detto che sospettava che l'arresto fosse un regalo di Enrico Bono, per avvalorare al fine, l'esclusivo fine di avvalorare i propri sospetti su Rosario Enrico Bono, perché sa che quelle sue parole sono delle parole estremamente gravi nei confronti di un boss importante, di spicco mafioso come Rosario Enrico Bono, deve dare una motivazione dei suoi sospetti. Allora cosa dice per avvalorare i suoi sospetti, per convincere
i suoi interlocutori che Enrico Bono ogni tanto passa la notizia alle forze dell'ordine. Cita due circostanze, non solo il rapporto di Enrico Bono con Tratta. Uno, che il padre di Enrico Bono aveva un padre carabiniere, circostanza questa positivamente accertata e sul punto ha riferito il capitano Bruno. Due, che ha troppa confidenza, usa questi termini testuali, ha troppa confidenza con Contrada, quindi un rapporto di troppa confidenza Enrico Bono Contrada, e in più è un confidente di Contrada. Il fatto invece che abbiamo visto detto sinteticamente all'inizio da Mannoia, che Giaconia volesse attribuire il suo arresto direttamente al rapporto Enrico Bono Contrada, è una deduzione di Marino Mannoia, lo dice Marino Mannoia, che è una sua deduzione. Emerge chiaramente da un passaggio successivo della sua deposizione. Passaggio successivo alla sua deposizione. A domanda specifica del Presidente. Allora, siete stati voi che siete arrivati a Contrada, dico, non ve lo disse Giaconia. Sì. Giaconia ci fece questo accenno, nel senso che Enrico Bono era confidente, era troppo intimo con Contrada, dice, confidente di lui. Siete stati voi che siete arrivati a Contrada? Sì, risponde Mannoia. Giaconia ci fece questo accenno, nel senso che Enrico Bono era confidente, troppo intimo con Contrada e confidente di lui. Questo e null'altro, gli disse Giaconia sui rapporti Contrada e Enrico Bono, che Enrico Bono era troppo in confidenza con il dottore Contrada, che Enrico Bono era confidente del dottore. Ed è quindi Mannoia che in via deduttiva, e lo dichiara, che perviene alla conclusione che Giaconia volesse alludere ad una soffiata di Enrico Bono a Contrada per il suo arresto. Collegamento che Mannoia fa anche perché, e lo ha dichiarato a dibattimento, lui non sa, né ha mai saputo, che ad arrestare Giaconia furono i carabinieri e non la polizia. Mannoia non lo sa, lo ha anche su domanda della difesa lo ha detto, non so chi l'ha arrestato. Ma Giaconia lo sa, Giaconia sappiamo, evidentemente sa di essere stato arrestato dai carabinieri di Napoli e non dalla polizia, né tantomeno dalla polizia di Palermo. E non può mai sospettare Stefano Giaconia di essere stato arrestato su una soffiata di Rosario Enrico Bono al dottore Contrada. Quello che Giaconia invece sospetta, evidentemente, visto che Giaconia sa che sono stati i carabinieri di Napoli ad arrestarlo, è che la soffiata Enrico Bono l'ha fatta ai carabinieri, non a Contrada. Dico, è una deduzione logica e inevitabile. E non è un caso che egli evidenzi a Mannoia e al Federico non solo il rapporto Enrico Bono-Contrada che gli sa esserci, ma anche il fatto che il padre di Enrico Bono fosse carabiniere, perché sennò che cosa c'entra questa notizia buttata lì, questo riferimento anche ai carabinieri. E peraltro che questo sospetto del Giaconia potesse essere plausibile, perché poco rileva in questo processo se Giaconia avesse o non avesse ragione sulla causa del suo arresto, cioè se avesse o non avesse ragione che il suo arresto nasceva da una soffiata di Enrico Bono ai carabinieri di Napoli. Perché sappiamo che Giaconia è un suo sospetto, naturalmente certezze non le può avere, e poco rileva, ai fini dell'attendibilità di Mannoia, se sia vero o non vero quello che sospettava una terza persona, cioè Giaconia. Dico che però il sospetto potesse essere plausibile deriva da alcuni dati certi di cui dobbiamo tenere conto. Punto numero uno. Oltre ad avere, lo abbiamo detto, venne evidenziato da Giaconia, oltre ad avere il padre carabiniere, Enrico Bono, come sappiamo, aveva gravitato per molti anni nel napoletano. Dichiarazione di mutuo, provvedimenti giudiziari a suo carico dell'autorità giudiziaria napoletana, e sappiamo che per un periodo sicuramente antecedente rispetto a quello dell'arresto di Giaconia, il Enrico Bono stiede nel napoletano. Nulla toglie quindi che se il Enrico Bono fosse propenso talora o talvolta, noi non abbiamo la prova certa naturalmente, talora o talvolta a dare notizie alle forze dell'ordine, potesse avere rapporti anche con qualcuno dei carabinieri di Napoli. Primo dato. Secondo dato. Nel rapporto giudiziario dei carabinieri di Napoli del 30 giugno 1975 relativo all'arresto di Giaconia,
cosa abbiamo modo di leggere? Nelle pagine, soprattutto 6 e 7 del rapporto giudiziario, si ha modo di leggere che Giaconia Stefano veniva ritenuto mandante di alcuni delitti commessi nel napoletano, sulla base di che cosa? Sulla base di riservate informazioni che, si dice nel rapporto, erano state acquisite da varie fonti informative, quelle indagini dei Carabinieri di Napoli, che portano a individuare il Giaconia come possibile mandante di delitti del napoletano, nascono in effetti da varie fonti informative. Da quelle poi parte un'indagine, intercettazioni telefoniche e così via, perché certo il Giaconia non poteva essere arrestato solo sulla base dell'informazione riservata, ma le varie informazioni riservate acquisite dai Carabinieri di Napoli, perché si trattava di molti fatti di sangue che si erano verificati in quel periodo. Sicuramente ci furono delle fonti informative che diedero l'imbeccata ai Carabinieri per attenzionare il personaggio Giaconia Stefano. Terzo punto, terzo dato di fatto di cui tenere conto e che rende quindi di per sé in linea astratta plausibile quel sospetto di Giaconia, è che Ricco Bono avrebbe anche avuto interesse a fare arrestare Giaconia. Perché Giaconia, come ha riferito non solo Mannoia ma anche Gaspare Mutolo, non solo per le accuse rivolte contro Ricco Bono dopo il suo arresto, da lui sospettato di essere confidente di polizia, delle forze dell'ordine e comunque in particolare del dottore Contrada, ma soprattutto, circostanza confermata sul punto da Gaspare Mutolo, perché testualmente, dice Mannoia, il Giaconia scalpitava troppo ed era un pericolo per l'organizzazione. E dice Mutolo, perché il Giaconia voleva comandare a Palermo, tanto che poi anche Enrico Bono, con bontà dei Zerillo e gli altri capimafia dell'epoca, contribuisce alla decisione di uccidere Giaconia. E allora nulla di strano che proprio Enrico Bono faccia prima arrestare Giaconia, un modo così per neutralizzare un elemento scomodo e pericoloso per l'organizzazione, e poi, dopo la sua scarcerazione del Giaconia, anche in relazione alle pesanti accuse rivolte, ne decreti l'uccisione. Tanto che successivamente, dicevo, tanto hanno una loro plausibilità quei sospetti di Giaconia, successivamente perfino Bontate comincia a sospettare, quando si incrinano i suoi rapporti con Ricco Bono, che questi in effetti ogni tanto desse notizie alle forze dell'ordine. Perché è questo che intende, alla luce delle considerazioni sinora svolte, è questo che vuol dire Bontate quando dice che forse Giaconia aveva ragione. Ed ecco perché successivamente lo Iacono, dopo la morte di Ricco Bono, avanza il pesantissimo sospetto che Giaconia avesse ragione, e cioè che Ricco Bono ogni tanto passasse notizie alle forze dell'ordine anche in virtù dei suoi rapporti col dottore Contrada. In particolare, cosa ha dichiarato il Mannoia anche? Ha riferito qualcosa relativa a dei sospetti emersi sul blitz di Villa Grazia. Dice il Mannoia, ho preso uno dei passaggi perché diversi passaggi della sua deposizione ne parla, la villa di Valle Fiorita di Villa Grazia del blitz dell'81 apparteneva a Rosario Ricco Bono, era intestata alla cognata del Ricco Bono. Poi questa villa fu comprata da Vernengo Pietro, ma il passaggio non era ancora fatto, succede questo blitz di Villa Grazia e voglio far presente che sono arrestati tutti i componenti della famiglia di Stefano Bontate e della famiglia di Villa Grazia. Non vi era nessun membro della famiglia di Ricco Bono. E questa situazione ha dato un alone di mistero, perché Ricco Bono sapeva che si riunivano in quella villa, ma nessuno ha avanzato indicazioni nei confronti di Ricco Bono, solo che si sono meravigliati nel senso di dire ce l'hanno indirizzato la polizia a venire qua. Questo sospetto emerse all'interno della famiglia di Santa Maria del Gesù. Nessuno ha avanzato indicazioni nei confronti di Ricco Bono,
solo che si sono meravigliati nel dire ci hanno indirizzato la polizia a venire qua. Quindi vengono arrestati lo Iacono e tante altre persone, vengono arrestati l'ottobre 81, siamo in carcere nella stessa sezione, si parla dei processi, di questo e quell'altro, alla fine dell'82, il lo Iacono continuava sempre a dire ma mi fecero arrestare, mi fecero arrestare. Quando si apprende la notizia della scomparsa di Rico Bono, perché purtroppo l'ambiente è questo e nessuno osa manifestare come nel caso di Giaconia apertamente, Rico Bono è confidente di Contrada, altri magari erano un po' più prudenti nell'avanzare certe situazioni senza riscontro, solo alla fine dell'82, quando si apprende dalla scomparsa di Rico Bono, il lo Iacono manifesta a me dicendo ecco, posso usare quel disonesto di Rosario Rico Bono. Lui ci ha fatto arrestare, aveva ragione Stefano Giaconia a dire che era confidente non solo in ottimi rapporti di Contrada, non solo in ottimi rapporti di Contrada, ma bensì confidente. Una reciproca situazione dava dei favori a lui, Contrada dava dei favori a lui e lui dava qualche mano di aiuto a Contrada. E poco importa se effettivamente quel blitz nacque da una confidenza di Rosario Rico Bono al dottore Contrada, diretta o indiretta. Ciò che conta ai fini del processo è che tali sospetti vi erano in effetti all'interno della famiglia di Santa Maria del Gesù e che tali sospetti non erano sospetti campati in aria, ma si fondavano su alcuni dati di fatto, certo i dati di fatto noti agli appartenenti alla famiglia di Santa Maria del Gesù. E cioè, quale dato di fatto era noto, per esempio? Che quel blitz era stato fatto da uomini della polizia di Palermo, della questura. Certo, i dati di fatto noti agli appartenenti alla famiglia di Santa Maria del Gesù. E cioè, quale dato di fatto era noto, per esempio? Che quel blitz era stato fatto da uomini della polizia di Palermo, della questura di Palermo. Quale altro fatto, quale altro dato? Che esso non poteva non essere stato originato da una fonte confidenziale. Quale altro dato? Che in quel blitz vennero colpiti solo uomini della famiglia di Santa Maria del Gesù e non uomini di Rico Bono. E che in quella villa, prima riferibile al Rosario Rico Bono, mai c'erano stati interventi. Questo intervento avviene quando quella villa passa dalla disponibilità di Rico Bono alla disponibilità di uomini di Santa Maria del Gesù e quando i rapporti fra Rico Bono e la famiglia di Santa Maria del Gesù non è quella che c'era prima, nella seconda metà degli anni 70, nella prima, a cavallo anzi della metà degli anni 70. E in effetti questi dati di fatto sono dei dati di fatto incontestabili, perché il blitz venne fatto da uomini della questura di Palermo. In effetti fu originato quella operazione, lo ha riferito il test catalano, fu originato da una fonte confidenziale ed è indubbio che in quel blitz non venne colpito nessuno della famiglia di Rico Bono e tutti o quasi quelli della famiglia ex Bontate, perché Bontate c'era morto, la famiglia di Santa Maria del Gesù. Sicché sotto questo profilo poco rileva se fosse stato Rosario Rico Bono direttamente al dottore Contrada o indirettamente tramite altri suoi uomini al dottore Contrada o all'ispettore catalano a pervenire la notizia in questura, è di scarso rilievo. Ipotesi, ripeto, che però di per sé ha una sua plausibilità e questo è quello che conta, perché Rico Bono in quel momento si illude ancora di poter governare la sua temporanea alleanza con i corleonesi e quindi avrebbe ben potuto così fare piazza pulita di gran parte dei componenti della famiglia di Stefano Bontate dopo l'eliminazione del capomafia, uomini d'onore, quelli della famiglia di Santa Maria del Gesù, che infatti vedevano il Rico Bono come un traditore, perché il Rico Bono non aveva immediatamente reagito all'omicidio di Stefano Bontate. Si acquietò alle spiegazioni che in commissione erano state date dai corleonesi. Dicevo, poco rileva quindi se fosse stato davvero Rosario Rico Bono a dare quella notizia
direttamente o indirettamente, tramite i suoi uomini, al dottore Contrada, all'ispettore Catalano. Ovvero, ipotesi altrettanto plausibile, ma ipotesi, e sulle ipotesi noi non possiamo trarre conclusioni. Ovvero l'ipotesi, dicevo, altrettanto plausibile che fosse stato al contrario il flusso di informazioni, e cioè che fosse stato il dottore Contrada ad informare Rosario Riccobono di quell'operazione, e che Riccobono l'avesse tenuta in quel caso per sé e per gli uomini a lui vicini, così consentendo l'arresto dei mafiosi di Santa Maria della famiglia Santa Maria del Gesù e nessuno dei suoi, quello che ingenera i sospetti negli appartenenti alla famiglia di Santa Maria del Gesù. Ma ripeto, fare questa o l'altra ipotesi poco rileva, anche perché non abbiamo dati di fatto per propendere in modo certo per l'una o per l'altra ricostruzione. Ciò che rileva è che ciò dimostra ulteriormente quanto le dichiarazioni di Marino Mannoia siano tutt'altro che inventate e quanto fossero tutt'altro che leggere le affermazioni che gli uomini d'onore fecero al Marino Mannoia e che gli uomini d'onore in genere fanno fra loro. Giaconia, quindi, riassumendo, sospetta, e ne ha ragione per i dati di fatto che abbiamo prima evidenziato, bisogna vedere se sono fondati, ma dico, il sospetto è plausibile, che Riccobono lo ha fatto arrestare, non tramite il dottore Contrada, ma perché è uno dei dati che fondano il sospetto, perché lui diffida il Giaconia dell'eccessiva confidenza che Riccobono ha anche col dottore Contrada. È una ragione quindi di ulteriore diffidenza di Riccobono che, messo assieme agli altri dati di fatto, il Riccobono col padre carabiniere, il fatto che in effetti il Giaconia stesso si rende conto che a lui non si poteva pervenire se non tramite fonti confidenziali, come in effetti è avvenuto, sono tutti dati che fanno sospettare Giaconia del Riccobono. Bontade, che sul momento non crede a Giaconia, si ricrede quando i suoi rapporti si incrinano con Riccobono. Loiaco sospetta perfino, e anche qui sospetti plausibili, non sappiamo se fondati, ma sospetti plausibili, è questo quello che conta, di un ruolo di Rosario Riccobono nel Blitz Villa Grazia. Ma si tratta di sospetti, e come tali vengono esternati, così come ci sono anche quei mormorii in commissione sull'eccessiva confidenza a Riccobono Contrada, di cui ha riferito Tommaso Buscetta, che fanno sospettare che Riccobono ogni tanto dia notizie al dottore Contrada per un duplice fine ed interesse. Riccobono per strumentalizzare anche le iniziative delle forze dell'ordine al fine di orientarle contro i suoi avversari del momento. E Contrada perché così può alimentare la propria immagine di funzionario efficiente. Immagine di funzionario efficiente, anch'essa peraltro, come già osservato, funzionale anche al rapporto con Cosa Nostra, perché Cosa Nostra, per avere un funzionario che passi la notizia, ha bisogno che questo funzionario sia al centro del flusso delle informazioni. Ma, dicevo, sono sospetti. L'importante è che le notizie, e non risulta affatto, date da Riccobono, non danneggino l'organizzazione nel suo complesso e comunque i gruppi dominanti dell'organizzazione del momento. Perché se Riccobono diede notizie al dottore Contrada, non le diede certo in danno né della sua famiglia, né dei più grossi boss rimasti latitanti, né in danno dei corleonesi. Ma ciò che conta è che i mafiosi, quando quindi, dicevo, hanno dei sospetti, e sono solo sospetti più o meno fondati, più o meno plausibili, ma solo dei sospetti, quelli secondo i quali Riccobono è confidente di polizia, quando hanno dei sospetti, dicono di avere sospetti. Quando invece parlano delle notizie, non quelle che dà Rosario Riccobono al dottore Contrada, ma quelle che dà il dottore Contrada a Rosario Riccobono, quelle che dà il dottore Contrada a Stefano Bontade, i favori che fa il dottore Contrada a Riccobono e Bontade, in questo caso, lo sappiamo,
gli uomini d'onore non manifestano sospetti, ma manifestano certezze, indicano fatti, come abbiamo visto finora, riscontrati. Concludendo dunque, non ci troviamo affatto, come ha prospettato l'imputato, in presenza di fatti inventati da Mannoia, ma da fatti veri, e cioè vero quel contenuto dei colloqui di Mannoia con Giaconia, vero il contenuto dei colloqui di Mannoia con Bontade, sempre episodio di Giaconia, vero il contenuto dei colloqui del Mannoia con lo Iacono. Fatti veri che partono tutti da un presupposto comune certo, alcuni presupposti incerti, ma un presupposto certo: gli stretti rapporti fra il dottore Contrada e Rosario Riccobono, nel quale è il dottore Contrada a essere nelle mani del Rosario Riccobono. Ma c'è di più: si arriva a sospettare, sulla base di fatti concreti, sospetti di cui prima si diceva, che il Rosario Riccobono si sia addirittura servito del dottore Contrada non solo per attingere notizie, ma per strumentalizzare le stesse iniziative della polizia al fine delle proprie lotte e guerre intestine. Un dato comunque è certo: le risultanze acquisite sull'episodio Giaconia non hanno affatto smentito le dichiarazioni di Marino Mannoia, hanno semmai smentito soltanto le dichiarazioni del dottore Contrada. E sulla questione dei rapporti tra il dottore Contrada e Rosario Riccobono torneremo poi in relazione ad altre dichiarazioni, quelle di Tommaso Buscetta. Per il momento, in relazione a quelle di Marino Mannoia, non aggiungiamo altro. E passando ad altra parte delle dichiarazioni del Mannoia, cioè quelle relative all'appartamento di via Jung, il Mannoia ha fornito un riscontro alla dichiarazione di Mutolo, laddove ha riferito anche egli di aver preso, dice Mannoia, nel 74 da Graziano Angelo, che quest'ultimo, il Graziano, si era interessato, aveva procurato un appartamento al dottore Contrada. Trattandosi di episodio riferito con maggiori dettagli anche da Gaspare Mutolo, quindi rinviamo a quanto già osservato in ordine ai riscontri sul fatto frequentazione di Jung. Qui evidenziamo soltanto due dati. Primo dato: intervento di Graziano Angelo, conferma di Mannoia circa l'intervento di Graziano Angelo per procurare, questo è il termine usato, che è l'appartamento al dottore Contrada. Quindi ribadiamo quanto già osservato in relazione alla dichiarazione di Mutolo: intervento del Graziano non connotato di per sé illecitamente e generico, in quanto non chiaro se quello del Graziano sia stato un interessamento diretto o indiretto, personale, in base a un rapporto personale col dottore Contrada, o tramite intermediari. Secondo dato, l'epoca, la data riferita a Marino Mannoia, che dice nel 74. Tale riferimento è compatibile con le risultanze relative alla frequentazione dell'appartamento con via Jung del dottore Contrada, abbiamo già parlato per quanto riguarda Mutolo, non siamo in grado di sapere esattamente in che anno, comunque rispetto alle risultanze emerse non è incompatibile questa collocazione cronologica, ed è compatibile anche con le risultanze a carico del Graziano Angelo, che infatti in quel periodo non era ancora attenzionato dagli organi di polizia, quindi il Graziano Angelo aveva ancora quell'immagine pulita per gli organi di polizia di cui ha riferito Mannoia, che avrebbe giustificato, ecco di qua, la non illiceità di quell'intervento e interessamento del Graziano Angelo. Sappiamo infatti che tutta l'attività investigativa nei confronti del Graziano si svolse principalmente nel 75, il rapporto giudiziario del luglio, dell'agosto, del novembre 75
e poi la proposta di misure di prevenzione del febbraio 76. Inoltre, nella collocazione cronologica, le dichiarazioni di Mannoia non sono neppure incompatibili con quelle di Mutolo. Il Mutolo, come abbiamo avuto modo di rilevare già in precedenza, inizia riferendo, fa un riferimento molto generico, dice intorno al 75, poi chiesto di precisare, ha variato, ha parlato di fine 75. In realtà non possiamo, è un'osservazione che già ho fatto, non possiamo pretendere a distanza di 20 anni una collocazione esatta per mesi e per anni, se non quando il collaboratore abbia dei fatti precisi cui ancorare il proprio ricordo. Un esempio classico, appunto, ce l'abbiamo con Marino Mannoia, che dice 75-76 il colloquio Giaconia, dice l'arresto di Giaconia è stato nel 76, invece nel 76 Giaconia scompare, viene arrestato nel 75. Tutti i dati che dimostrano come non si può pretendere una collocazione esatta e cronologica dei collaboranti, si può tutt'al più pretendere, quando i collaboranti sono in grado di affermarlo, che lo collochino i vari fatti prima o dopo un certo episodio che rimane naturalmente impresso nella memoria del collaborante, come ad esempio il proprio arresto. Abbiamo preso quindi come punto di riferimento particolare per Cancemi la data del suo arresto, maggio 76, lui dice di averne appreso prima. Dice il Cancemi, ricordiamo, di averlo appreso dopo essere stato affiliato, è stato affiliato nei primi del 76, quindi Cancemi apprende dei rapporti sia con Bondata che con Riccobono già nel 76. Ciò presuppone, dicevamo, un rapporto pregresso. Il Mannoia, sotto questo profilo, che fa riferimento a quella conversazione Giaconia e Riccobono, che colloca, sembra di collocarsi prima dell'arresto del Giaconia, l'arresto del Giaconia del giugno 75, quindi siamo intorno al 75, con le dichiarazioni di Marino Mannoia, secondo la quale c'è già instaurato il rapporto tra il dottore Contrada e l'imputato. Abbiamo già evidenziato alla udienza su Gaspare Mutolo la non incompatibilità con un'eventuale collocazione del 75 dei rapporti del dottore Contrada con Cosa Nostra, anche delle indagini sull'omicidio Cappiello, e quindi non rivediamo le dichiarazioni di Mannoia sul punto, sul fatto che non vi fosse all'interno della famiglia di Partanna Mondello nessun risentimento nei confronti degli organi di polizia, né tantomeno nei confronti dell'imputato, proprio perché erano emersi degli elementi, si era lacerato il muro dell'omertà proprio da parte di familiari degli inquisiti, quindi nulla c'era da rimproverare, nulla poteva fare di diverso il dottore Contrada da quello che in effetti venne fatto, e cioè una denuncia sulla base di quelle univoche indicazioni dei parenti familiari. Ma, ripeto, non è di alcun rilievo individuare se il dottore Contrada entrò in rapporti con Cosa Nostra, con Bontade prima e con Riccobono dopo, nel 74, nel 75, nel 76. Noi abbiamo un dato certo di convergenza di dichiarazioni dei collaboranti, che nel 76 tale rapporto era già instaurato. Poi, se fosse già instaurato nel 75, ha poco rilievo. E veniamo ora alle dichiarazioni di Marino Mannoia sui rapporti del dottore Contrada con Stefano Bontade. E in particolare, in ordine al ruolo rivestito anche dal conte Cassina. Presidente, la sospensione la facciamo più avanti? Perché facciamo dopo la sospensione? Perché ora poi è un argomento che prosegue per un po', quindi forse lo facciamo ora, è uguale, mezz'ora prima, mezz'ora dopo. Presidente, è sospesa per 10 minuti. Prego, e allora, come accennavo, dopo aver affrontato e evidenziato le dichiarazioni di Marino Mannoia circa i rapporti Contrada e Riccobono, e in ordine alla conferma alle dichiarazioni di Mutolo sull'appartenenza di Viglione,
l'esame di memoria, le dichiarazioni del Mannoia sui rapporti Contrada Bontade e sul ruolo di intermediario rivestito da Arturo Cassino nel rapporto Contrada Bontade, cosa che abbiamo visto già riferito, il ruolo del Cassino già riferito dal Mutolo in particolare. E il Mannoia ha riferito dettagliatamente le modalità mediante le quali ha prese tali notizie, nonché ha riferito anche alcuni fatti specifici. Il Mannoia, in ordine a questo rapporto, ai rapporti tra questi tre soggetti, a questo triangolo di rapporti, ha riferito un episodio preciso. Durante una mia visita nella casa del Bontade, nella villa vicino al Baio, Bontade era con Giovanni Teresi detto Pacchione, nostro consigliere di allora, cioè della famiglia, e parlavamo, quella è una giunta mia, parlavano, è probabilmente un errore della trascrizione perché si capisce dal contesto della frase che sono gli altri che parlavano, parlavano di Contrada e di Cassina, del conte Cassina. Parlavano di appuntamenti, di riunioni, come le dico, io non ho mai approfondito il tema della discussione, mai mi sono, diciamo, sono andato avanti a poterne sapere di più perché completamente non mi interessava. Se andiamo alla dichiarazione successiva, che è 23, dice ancora, io ricordo che eravamo vicini alla casa di Bontade, lui stava dando a mangiare i cani, poi ci siamo incamminati nel vialotto che porta nel Baio Bontade e lui continuava a conversare con Giovanni Teresio Pacchione. Io non ero interessato, sentivo solo, questo è il punto qualificante della dichiarazione, sentivo solo loro parlare del dottore Contrada, del conte Cassina, di creare un appuntamento, dicevano vediamo in questi giorni di riunirci e di parlare. Ma non mi sono interessato di approfondire l'argomento, primo perché non mi competeva, secondo perché non ero interessato. Chiesto a Mannoia cosa riguardasse l'appuntamento, diceva riguardava l'ambito di queste persone, Bontade, Giovanni Teresi, Contrada e il conte Cassina. L'epoca, dice Mannoia, avvenne verso il 79 circa. Chiesto dal PM se lui conoscesse i rapporti fra Bontade e Cassina o fra Teresi e Cassina, Mannoia dice ci sono stati sempre dei rapporti, non ho sentito parlare, non li ho mai visti assieme. Io so che quando c'è stato il sequestro Cassina, Stefano Bontade è andato su tutte le furie perché i rapporti fra Cassina e Bontade e Teresi era un rapporto di stima e di amicizia. E Mannoia ha anche precisato che i rapporti Bontade-Cassina erano assai quindi risalenti nel tempo, riferimento al sequestro Cassina, e quindi sicuramente pregressi rispetto ai rapporti Contrada-Bontade, così come aveva già dichiarato Mutolo. Quindi la domanda del pubblico ministero, se egli aveva appreso di questi rapporti Bontade-Cassina-Teresi-Cassina fin dal suo ingresso in Cosa Nostra, ma noi ha detto che addirittura lo sapeva da prima, da quando prima di fare ingresso a Cosa Nostra c'è stato il sequestro Cassina e Bontade era infuriato, che è stato opera di Salvatore Rina, eccetera. E poi in conclusione dice da sempre sapevo di questa intimità che legava il Cassina al Bontade e al Giovanni Teresi o Pacchione. E altra conferma delle dichiarazioni di Mutolo sul ruolo di tramite di Cassina, ribadisce successivamente il Mannoia sulla domanda specifica del PM se sono più risalenti nel tempo i rapporti Bontade-Cassina o i rapporti Bontade-Contrada, dice Bontade-Cassina. E come nacque, chiede il pubblico ministero, il rapporto tra Bontade-Contrada, cioè fu un tramite tra Bontade-Contrada? In quella discussione, dice Mannoia, proprio in quella discussione, ho saputo che il tramite è stato Cassina. E Mannoia precisa, parlavano che il tramite, diciamo, del dottore Contrada era Cassina, perché era Cassina che doveva creare l'appuntamento per vedersi. Quindi questo era un appuntamento in cui Bontade si doveva incontrare il dottore Contrada, chiede il pubblico ministero, ma noi dice sì. Il Cassina non doveva partecipare a questo incontro, doveva fare da intermediario? No, dice Mannoia, dovevano incontrarsi tutti e quattro, ma lui diceva a Giovanni Pacchione di dire al conte Cassina di organizzare l'incontro con Contrada. Quindi
Queste indicazioni di Mannoia sono assolutamente inequivocabili, si incrociano, come dicevo, con le affermazioni soprattutto di Mutolo e di Cancemi, e i fatti riferiti da Mannoia quindi sono nella sostanza tre. Primo, Cassina era in ottimi rapporti con Bontade e Teresi fin dall'epoca antecedente all'ingresso di Mannoia in Cosa Nostra, e quindi anche antecedente, per quanto riferito dallo stesso Mannoia e dagli altri collaboranti, anche allo stabilirsi dei rapporti con Teresa Bontade. Due, Cassina faceva da tramite fra Bontade e Contrada. Tre, un episodio specifico. Mannoia riferisce un episodio specifico, non una cosa appresa del relato, perché egli è testimone, intorno al 79, dice lui, di un colloquio fra Bontade e Teresi, nel corso dei quali i due dicono che hanno necessità di incontrarsi con Contrada e che pertanto interesseranno Cassina per organizzare l'incontro. Allora, vediamo questi tre punti, questi tre dati emergenti da questa dichiarazione del contrario. Quanto in ordine al ruolo di Cassina intermediario tra Bontade e Contrada, quanto Mannoia ha appreso circa i rapporti, e lo ha appreso da più fonti, ha dichiarato, circa i rapporti risalenti nel tempo fra Cassina e Bontade, sappiamo che risulta confermato da quanto riferito sul punto da Mutolo, il quale ha dichiarato anche egli di essere a conoscenza del fatto che Cassina fece da tramite fra Contrada e Bontade in virtù dei pregressi rapporti Contrada-Cassina-Bontade. Ma nelle dichiarazioni di Mannoia c'è soprattutto un passaggio già evidenziato che è una speciale rilevanza probatoria. Quando il collaborante ricorda di aver assistito ad un colloquio, lui personalmente, fra Bontade e Teresi, quindi fra altri due soggetti, nel corso del quale i due parlavano fra loro di un incontro che avrebbero dovuto avere con Contrada e quindi della necessità di comunicarlo a Cassina perché organizzasse questo incontro. Perché dico che questo passaggio di dichiarazione ha speciale valenza probatoria? Perché in questo caso non si tratta di una dichiarazione del relato in senso tecnico. A Mannoia non viene riferito alcunché. Egli non è destinatario di rivelazioni. Egli è testimone diretto, personale, oculare, di un colloquio fra due soggetti in cui nessuno dei due fornisce notizie all'altro. Cioè, non solo non è una dichiarazione del relato perché Mannoia non è destinatario di notizie o rivelazioni, ma non è destinatario né Bontade né Teresi, perché non è Bontade che dice io nelle mani Contrado, Teresi lo dice al Bontade. Il, dicevo, Mannoia invece è testimone diretto di un colloquio fra due soggetti in cui nessuno dei due fornisce notizie all'altro, bensì i due, sulla base di una comune conoscenza dei fatti che è data per presupposto da quel colloquio, se no quel colloquio non avrebbe ragione d'essere, predispongono l'organizzazione di un incontro. Questo è quello cui assiste Mannoia. Non ci troviamo insomma in presenza di confidenze fra uomini d'onore, né di sospetti avanzati circa i rapporti fra altri uomini d'onore e l'imputato. Non c'è dunque spazio non solo per sostenere, ma nemmeno per ipotizzare in astratto che qualcuno dei personaggi intervenuti nella discussione, cioè Bontade e Teresi, abbia potuto dire cose diverse dal vero per fini di calunnia, per fini di vanteria, per fini di millanteria o a causa di un'erronea conoscenza dei fatti. Bontade e Teresi, ripeto, non stanno riferendo qualcosa a Mannoia, né uno dei due sta mettendo a parte l'altro di chissà quale segreto. I due invece, si badi bene, stanno stabilendo che, avendo necessità di incontrarsi con il dottore Contrada, occorre contattare il conte Cassina perché egli informi il Contrada della necessità di questo incontro a quattro. Mannoia quindi non riceve una comunicazione di fatti, egli assiste ad un fatto invece ben preciso e inequivoco, un fatto obiettivo, cioè una fase dei rapporti Contrada-Bontade, il momento organizzativo di un incontro e preliminare rispetto a questo incontro. E l'importanza del contenuto di queste dichiarazioni del Mannoia, al di là di questo profilo squisitamente tecnico
e cioè relativo al fatto che non è una chiamata in correità del relato, ma deriva dalla testimonianza diretta. Poi al di là dell'attendibilità, a parte dico l'alta attendibilità, quindi delle stesse, sia in qualità dell'attendibilità del testimone collaborante, sia in relazione all'origine, alla fonte di queste notizie, ma proprio perché deriva anche dalla pregnanza del colloquio fra Bontade e Teresi, che si fonda su alcune incontestabili premesse sul piano logico, in quanto desumibili dal fatto che i due entrambi, Bontade e Teresi, danno, mentre ne parlano, per scontata la realizzazione dell'incontro col dottore Contreada, senza prendere neppure in considerazione l'eventualità che Cassina o Contreada, che Cassina e Contreada rifiutino di incontrarsi nei due mafiosi. Quindi il fatto che si stia semplicemente organizzando l'incontro, si stia stabilendo come organizzare l'incontro, significa che Cassina è in costante contatto con Bontade e Teresi in base a pregressi rapporti, che Cassina, in virtù di tali rapporti, dei suoi rapporti personali con il dottore Contreada, costituisce per Bontade e Teresi il tramite per contattare il dottore Contreada, dicevo. Quindi tre dati, tre premesse di fatto incontestabili sul piano logico, che debbono sono evidentemente presupposte a questo colloquio Teresi Bontade. Quindi dicevo, il primo, che Cassina è in costante contatto con Bontade e Teresi in base a questi rapporti, perché appunto il Bontade e il Teresi danno per scontato di dover rivolgersi a Cassina per incontrare il dottore Contreada. Il secondo, che Cassina, in virtù di tali rapporti, dei suoi rapporti personali con Contreada, costituisce dunque per Bontade e Teresi il tramite per contattare il dottore Contreada. E il terzo dato, che i rapporti evidentemente Contreada, Bontade, tramite Cassina, risalgono ad epoca pregressa rispetto al colloquio cui assiste Mannoia. Circostanze dunque di grande rilievo, rispetto alle quali, dicevo, non si è in presenza di un'ordinaria chiamata del relato, bensì di una testimonianza diretta. Sicché, se si vuole sostenere l'infondatezza di quanto testimoniato da Mannoia, l'unica via percorribile è quella di dimostrare che Mannoia ha detto deliberatamente il falso per intento calunnioso, e quindi, secondo le già esaminate linee difensive, esaminate in generale, poi le vedremo in particolare, linee difensive della vendetta o del complotto, il che, come vedremo, è insostenibile. Per il momento esaminiamo gli specifici riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti. In primo luogo, lo ribadiamo, la convergenza con la dichiarazione di Mutolo di quelle sul medesimo argomento di Mutolo e Cancemi, anche essi che hanno riferito questi rapporti con Teresa Bontade. E mentre Cancemi ha riferito dello stesso specifico episodio di interessamento al dottore Contreada in favore di Bontade, di cui ha detto Mannoia, cioè l'interessamento della patente di guida, che già ve ne ha parlato anzi prima, che abbiamo visto riscontrato, le dichiarazioni di Mutolo confermano dall'altra parte quanto affermato da Mannoia circa il ruolo di tramite di Cassina. Ma ancora più significativi sono i riscontri acquisiti sul Giovanni Teresi, di cui abbiamo già parlato per Mutolo, protagonista del colloquio, nel quale con Bontade venne deciso che occorreva contattare Cassina per procurare con Contreada, e, come abbiamo visto, indicato da Mannoia come persona in ottimi rapporti con Cassina. E anche su questo punto vi è una conferma derivante dalle dichiarazioni di Mutolo, che ha riferito essere il Teresi Giovanni fittiziamente assunto presso l'impresa Cassina, quale persona di fiducia di Cassina e sottocapo di Bontade. Quale persona di fiducia di Bontade impiegato presso la ditta Cassina. E sul punto, sappiamo, sono stati acquisiti specifici riscontri obiettivi, essendo risultato accertato che proprio nel periodo in cui si riferisce il Mannoia, perché Mannoia dice nel 79, Giovanni Teresi era dipendente presso la Lesca, perché per quello che abbiamo già evidenziato, e lo ricordo, il Teresi
risulta assunto e risulta dipendente dalla Lesca dal 75 all'84, quindi il 79 è pienamente compreso in questo periodo. Quanto, vabbè, per quanto riguarda poi la prova dei pregressi rapporti contrari a Cassina, rinviamo a quanto già evidenziato nella parte relativa alla dichiarazione di mutuo, materiale probatorio che pertanto rafforza anche il quadro complessivo di ricostruzione del triangolo rapporti bontate Cassina contrario. Questo episodio quindi è il primo episodio, un episodio di un fatto specifico di cui Mannoia è testimone. Ma Mannoia, come sappiamo, non si è fermato a questo in ordine ai rapporti Contrada-Bontate, ma ha riferito degli episodi specifici relativi a interessamenti del dottore Contrada per il favore di Stefano Bontate e di suoi interventi sollecitati e ottenuti dal Bontate. E allora sappiamo che il Mannoia ha parlato della patente, dell'interessamento di Contrada per la patente di Stefano Bontate e per la patente di un altro uomo d'onore. Allora dice il Mannoia sul punto: io apprendo dal Bontate, quindi lo apprende personalmente dal Bontate, che Bontate ottiene la patente e che l'interessamento è venuto da parte del dottore Contrada e che non è solo la sua patente. Io credo di ricordare, ma non vorrei fare errore, che il Bontate stesso, insieme al Girolamo Teresi, o comunque o Bontate o Girolamo Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro stessi di propria mano la patente ad un altro personaggio, ad un altro personaggio di Cosa Nostra. Io credo di ricordare, ma ovviamente sono passati tanti anni, di ricordare che quella persona si chiamasse Pinè Greco, uomo d'onore di Sciacquaglio. E in ordine alle patenti ha precisato il Mannoia, il Bontate chiede al pubblico ministero si sarebbe interessato in che senso per la patente di Pinè Greco. Si sarebbe interessato per fare avere la patente anche al Pinè Greco. E aggiunge il Mannoia, tramite il dottor Contrada, cioè l'interesse delle due patenti, Bontate e Greco, a dire da lui, proveniva dall'interessamento del dottore Contrada. E il Bontate o il Girolamo Teresi, non so, o Bontate o Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla a casa, loro stessi, la patente al Greco. Ora, non vorrei sbagliare se era di Pinè Greco o comunque una persona nell'ambito dei Ciaculli, di un membro di Cosa Nostra, ma io credo di ricordare Pinè Greco. Quindi Mannoia ha riferito questi due specifici favori illeciti messi in atto da Contrada su richiesta di Bontate, patente Bontate, patente di un uomo d'onore di Ciaculli, probabilmente Pinè Greco. Sul punto, quindi, le notizie prese da Mannoia sono da un lato specifiche perché riferiscono due episodi, ma naturalmente scarne rispetto alla ricostruzione delle modalità dell'interessamento del dottore Contrada. Però vi sono alcuni dati fermi su cui è stato possibile attivare i relativi accertamenti di riscontro. Primo dato, la data dell'apprensione della notizia, personalmente da Stefano Bontate, e data dell'interessamento del dottore Contrada per le due patenti, che si trova intorno 79-80, quando lo apprende Mannoia, per fatti quindi precedenti. Secondo, l'illiceità dell'intervento del dottore Contrada, tanto che Bontate ottenne così una patente che gli era stata per molti anni negata. Mannoia sul punto ha detto che Bontate dichiarò, affermò, finalmente c'ho la patente. A dimostrazione quindi dell'interesse del Bontate ad avere questa patente e del fatto grazie appunto al dottore Contrada. Terzo, la circostanza che la patente all'uomo d'onore di Ciaculli, forse Pinè Greco, fosse stata consegnata al diretto interessato personalmente da Stefano Bontate. Per quanto riguarda la patente Bontate, abbiamo già evidenziato nel capitolo relativo alla dichiarazione di Cancelli che queste dichiarazioni di Mannoia sono risultate pienamente e documentalmente riscontrate e che anzi non solo è emerso il riscontro del favore in questura per il rilascio della patente a Bontate nel 78 e quindi in epoca antecedente e prossima all'epoca delle confidenze che in argomento Mannoia ricevette personalmente da Bontate e Cancelli invece dal Calò e dall'Ipari, ma si è perfino acquisita la prova autonoma rispetto alla dichiarazione dei collaboranti
ma che ne costituiscono nel contempo il riscontro ulteriore individualizzante dell'interessamento personale del dottore Contrada affinché quella patente, già rilasciata a titolo provvisorio al Bontade nel 78, dietro suo interessamento non gli venisse mai revocata fino alla sua morte, cioè fino all'81. Seconda parte, quindi secondo interessamento, seconda condotta di interessamento del dottore Contrada, che non ha nulla a che fare con quello che dicono i collaboranti, perché infatti si protrae fino all'81 mentre i collaboranti apprendono la notizia in epoca antecedente. Quindi le dichiarazioni dei collaboranti si riferiscono al rilascio del 78, episodio riscontrato. Prova invece autonoma dell'interessamento del dottor Contrada, che costituisce, come dicevo, il riscontro però ulteriore a quanto detto dai collaboranti, sia nella seconda fase. Ma dico, veniamo all'altra vicenda, perché quella di Bontade ne abbiamo parlato, quella relativa alla patente di quest'altro uomo d'onore, forse Greco Giuseppe. Certo è che dall'istruttoria concernente la patente di Pinè Greco sono emersi degli elementi che appaiono confermare anche qui le dichiarazioni di Marino Mannoia. Perché dal fascicolo, innanzitutto, primo dato fondamentale, relativo alla patente di Greco, risulta una prima gravissima anomalia. Vedremo poi quelle che risultano dalla pratica della inquestura di istruzione della pratica per Greco. Una prima grave anomalia: la patente di Greco risulta essere stata sospesa con decreto prefettizio del 11 marzo 1972, decreto dove viene stabilito che essa sia ritirata, e non risulta essere mai stata sospesa, ma mai restituita all'interessato. Questo è il decreto, si dice, data 7 marzo 72, con la quale si dispone la revoca, e, anzi la sospensione. Sì, 7 marzo 1972 si dice che è sospeso, ma all'interno del fascicolo della prefettura manca quella patente che venne ritirata al Greco in esecuzione di quel decreto e mai restituita al Greco. Come mai? Abbiamo noi la nota di trasmissione datata 11-10-1972 del commissariato Bolognina di Bologna, dove si dice: Greco Giuseppe, ritiro patente di guida 11 ottobre 1972. Nel testo leggiamo: si trasmette la patente di guida categoria C, rilasciata codesta prefettura al nominato in oggetto, ritirata in ottemperanza all'ordinanza di codesta prefettura dell'11 marzo 1972. Di cui se ne restituisce una copia notificata dall'interessato che si è rifiutato di firmare. Quindi la copia venne trasmessa alla prefettura. Ma come vedremo, benché risulti con evidenza, non so se viene alla, quindi questo. Questa è la copia, andiamo in fondo, è la copia notificata del decreto di sospensione che venne notificata al Greco per ritirare. Andiamo al foglio successivo, che è il 5. Foglio successivo è quella notifica del commissariato Bolognina, dove si dice che viene ritirata e il Greco si rifiuta di firmare pur ritirando la copia dell'ordinanza. Come abbiamo modo di vedere, e si avrà modo di vedere per il tribunale ancora meglio dall'originale, in alto sulla destra vi è un segnale di una graffetta, un segnale residuo di una graffetta arrugginita che non c'è più agli atti, e quella graffetta arrugginita verosimilmente era quella che teneva la patente ritirata, ma quella patente non è più allegata a quella nota né è più agli atti del fascicolo. La data del ritiro è del 11 ottobre 1972. La patente era lì, vi siede per anni,
tant'è che la famosa graffetta ebbe modo di arrugginirsi, ma la patente è sparita assieme alla graffetta. E non si trova più agli atti del fascicolo. Né risulta dal fascicolo che sia mai stata ufficialmente restituita al Greco. Per la verità, agli atti però c'è un'istanza di restituzione di patente firmata al Greco. E questa istanza di restituzione è un'istanza indirizzata, stranamente aggiungo, e dopo valorizzeremo anche questo elemento, non al prefetto di Palermo, cui andava indirizzata, ma al questore di Palermo, l'istanza di restituzione, perché il prefetto avrebbe dovuto decidere se restituirla, ma il Greco la presenta alla questura di Palermo, con timbro d'ingresso, si legge sottosopra, dell'11 dicembre 1979, nel quale il Greco evidenzia le ragioni per le quali chiede la restituzione e dice, la leggiamo un attimo, in data 11 marzo 72 il sottoscritto in seguito a diffida ha avuto ritirata la patente di guida, l'istante svolge l'attività di coltivatore diretto, dedicandosi abitualmente alla coltivazione dei propri fondi che sono dislocati in diverse contrade. La mancanza della patente di guida comporta per il ricorrente notevoli sacrifici economici e materiali, in quanto che, essendo sofferente, deve recarsi nei fondi a piedi e trova anche notevole difficoltà al fine di reperire la mano d'opera, essendo invalsa la consuetudine di condurre con mezzi propri i braccianti sul posto di lavoro. E nel foglio successivo, nel concludere, con il conseguimento della patente spera di poter esclusivamente giovare al proprio lavoro e all'unità e serenità della propria famiglia e chiede alla signora vostra illustrissima, alla questura, di voler autorizzare il rilascio della patente di guida già ritirata in data 11 marzo 72 o di autorizzare il ricorrente a espletare tutte le pratiche necessarie per il rilascio e conseguimento di nuova patente di guida datata 20 agosto 1979. E allora? Non possiamo innanzitutto non evidenziare da questo documento due dati di cui poi terremo conto in sede di conclusione. Dato numero uno, della strana circostanza che il Greco non indirizzi l'istanza alla prefettura ma alla questura. Dato numero due, la singolare coincidenza di motivazione tra questa istanza e quella di Stefano Bontade di cui abbiamo parlato in una delle scorse udienze. Anche il Greco rappresenta la sua attività di contadino, la sua attività di coltivatore diretto. Anche il Greco rappresenta la necessità di spostarsi da un fondo all'altro dei suoi fondi e perciò la necessità per esigenze lavorative legate alle sue proprietà fondiarie della patente, dato di cui dobbiamo tenere conto. Ma che succede poi in questa pratica? Questa pratica risulta dal fascicolo della prefettura fermarsi, vedremo tramite quali passaggi, per il momento mi interessa evidenziare che questa pratica si arresta il 23 gennaio 1980. Con un parere, che abbiamo già visto parlando di Bontade, firmato ed è il 23 gennaio 80, indirizzato alla prefettura, con la quale si trasmette per la prima volta questa istanza, perché l'istanza era stata portata in questura, per debito d'ufficio si trasmette un'unica istanza con la quale il nominato in oggetto ha chiesto la restituzione della patente di guida, sospesa gli devo dire prefettura con decreto dell'11 marzo 72, si comunica che il Greco, diffidato ex articolo 1, legge 56.423, è indiziato di appartenenza alla mafia e ritenuto capace di abusare del chiesto documento di guida. Pertanto, questo ufficio esprime parere contrario alla restituzione della patente di guida e il predetto svolge l'attività di coltivatore diretto. Firmato il questore Vincenzo Immordino. E in calce non c'è, cioè né agli atti del fascicolo,
né altrove ci sono atti del prefetto, c'è solo quella notazione in basso, 23.1.80, atti prefetto, il prefetto, una cosa del genere. Quindi nessuna disposizione prefettizia con esplicita di accoglimento o di rigetto della richiesta. L'unico dato circa la sorte di questa pratica è quel parere contrario del questore di Mordino e la mancanza del documento agli atti. La patente non c'è più. E allora, quale significato attribuire alla mancanza del documento? Sentiamo cosa dice Greco. Il Greco è stato sentito al dibattimento quale imputato di reato connesso, perché imputato nel processo cosiddetto maxi quater, cosa ha dichiarato? Dichiara di essere stato interessato ad avere la patente, dice di avere fatto la domanda, poi il pubblico ministero gli chiede: ha fatto la domanda e gliel'hanno data? Il Greco risponde sì. Ma lei in quale ufficio andò per riottenere questa patente? Ma con sincerità, ma la patente non l'hanno data in prefettura. Nel corso successivo dell'esame, lei si recò in qualche ufficio dove presentò la domanda o qualcuno si interessò per farle riavere la patente? Ma con sincerità io non mi ricordo, io non la volevo fare, la domanda, dice Greco inizialmente, quindi dice non mi ricordo. Dopo tutti guidavano, io solo no, ho fatto la domanda e mi hanno restituito la patente. Ma io la patente, dice Greco, l'ho avuta per pochi giorni e la stracciai, perché ne sentivo tante, come se non era regolare, come se avessi commesso, non lo so, la stracciai, non guidai con quella patente che mi hanno restituito, tutto qua. Il pubblico ministero chiede allora se lei ha detto di aver stracciato la patente, era la stessa patente che l'avevano ritirata? Greco dice sì, era la stessa patente, non mi posso sbagliare. Ma la domanda per ottenere la restituzione di questa patente l'ha scritta lei? Dice no, proprio la domanda no, perché anche non mi sentivo in grado di scriverla. Gliel'ha scritta qualcuno? Dice Greco, penso di sì. E chi gliel'ha scritta? E allora Greco dice, se io non ricordo male, quindi ricordiamo, inizia il Greco a dire, se qualcuno si interessò, io non mi ricordo. Poi dice, pensa che gliel'ha scritta qualcuno, poi i suoi ricordi cominciano ad emergere in progressione. Dice, ma se io non ricordo male, si parlava tanto di queste cose, mi sentivo in bene e in male, non la volevo fare, a un certo punto mi sono deciso, mi portarono la domanda scritta, la firmai, l'hanno presentata dopo tempo. Si insiste a chiedere chi, su domanda del presidente, cioè il pubblico ministero vuole sapere chi gliela portò questa domanda, e Greco dice, se non ricordo male, si chiamava Pino Romano. Chi è questo Pino Romano? Ma io non lo so dire, era un amico suo? Ma no, dice Greco, più che un amico, era un conoscente, lo trovavo un ragazzo educato, dice Greco, un ragazzo educato, non le so dire di più. Dice, ma, pubblico ministero educato, non le so dire di più. Dice, ma, pubblico ministero chiede, ma fu lei che cercò Pino Romano e gli disse di interessarsi della patente? O fu Pino Romano che si presentò da lei e le disse se voleva aiuto per la patente? Fu lei che lo cercò? Il Greco dice, no, se lei me lo consente, le voglio spiegare come sono andate le cose. Era una cosa che se ne parlava spesso. Questo Pino Romano mi ha detto, facciamo una domanda, presentiamola, a tutti ce la danno, a te non te la debbano dare. Passò tempo prima che mi decido, quando mi sono deciso mi portò la domanda, ce la firmai, non la so da dove è venuta. Dopo pochi giorni mi portò la patente. Senta, quando lei dice tutti ce l'avevano, che cosa intende dire tutti ce l'avevano? Vediamo se ci riesco a sapermi spiegare. Questa cosa erano diversi casi. Non ero io solo, per esempio, ebbi ritirata la patente, ma dopo anni cominciai a vedere che tutti guidavano. Guidavano. Andiamo avanti. Non è che io ci ho chiesto la patente, come posso dire, non avevo subito nessun procedimento fino allora. Dice che era diffidato. Poi, alla domanda finale del pubblico ministero, scendiamo un attimo. Poi lei andò a ritirare la patente, la motorizzazione, qualcuno gliela portò, ma se devo dire la verità non mi ricordo. E ancora,
Ma sa se Pino Romano si è rivolto a qualcuno per la sua patente? Ma che io sappia no, si parlò solo di presentare la domanda. E poi, domanda del presidente, ma la patente perché la distrusse? Ma ero convinto che non era regolare. Per quale ragione? Risponde il greco, lapidariamente, mentalità. Qui sta la deposizione del greco. Da tale deposizione emergono elementi, però, pur nella evidente reticenza dell'imputato di reato connesso greco Giuseppe, alcuni elementi che, se letti unitamente alle risultanze documentali, costituiscono riscontro alle dichiarazioni di Mannoia. E cioè, è certo che greco ebbe restituita la patente di guida. Abbiamo visto che la patente manca nel fascicolo e greco ammette di averla avuta, non avrebbe motivo di mentire sul punto, nel periodo indicato dal collaborante. Ed è altrettanto certo che ciò avvenne illegittimamente, perché siamo in presenza, abbiamo visto, di un parere negativo del questore in Mordino, in assenza del provvedimento positivo della prefettura. Non c'è, abbiamo visto, nessun provvedimento di restituzione della prefettura, e certo greco l'ha avuta questa patente. E quindi se l'ha avuta sicuramente illecitamente. E peraltro l'illiceità di questa restituzione è dimostrata pure dall'evidente imbarazzo dello stesso greco, che ha infatti dichiarato di aver addirittura distrutto la patente quasi nell'immediatezza della restituzione, avendo sentore che il documento fosse stato restituito irregolarmente. Ce lo dice perfino greco. D'altra parte, questa reticenza, qui dicevo, è nella natura delle cose. Non ci si poteva certo attendere da un soggetto imputato di appartenenza a Cosa Nostra che egli facesse piena luce su una vicenda sicuramente illecita, sicché non meraviglia affatto che il greco sia apparso reticente circa le modalità mediante le quali egli venne nuovamente in possesso della patente e le persone che intervennero in suo favore per ottenere la restituzione del documento di guida, perché altrimenti, se avesse fatto piena luce, ci si sarebbe trovati in presenza di un collaboratore di giustizia, ma certamente greco non lo è. Perché in ordine alle indicazioni date dal greco, quindi dico reticenza, è assolutamente poco convincente che l'interessato abbia stracciato la patente proprio quasi nell'immediatezza in cui l'ha ricevuta in restituzione. È ancora meno credibile che della pratica si sia interessata una persona, il Pino Romano, col quale lo stesso greco dice di aver avuto rapporti del tutto superficiali e sporadici. Un conoscente, un ragazzo educato. Si tratta quindi di una reticenza che è originata dal proposito, dal preciso fine, di dissimulare qualcosa di illecito nella pratica di cui lo stesso greco ha dimostrato di avere piena consapevolezza. Ma, ripeto, un dato è certo, la patente, benché risulti ritirata, non è agli atti del fascicolo e il greco dice di averla avuta restituita, benché nessun provvedimento della prefettura risulta essere stato emesso in questo senso. Qualcosa di anomalo ed illecito è avvenuto. La patente, nonostante il parere contrario del questore in Mordino e l'assenza di qualsiasi provvedimento del prefetto, venne restituita all'interessato. E greco è stato molto reticente circa le modalità mediante le quali il romano ottenne la patente, a chi il romano si sarebbe rivolto e le ragioni per le quali egli greco avrebbe distrutto la patente finalmente ottenuta. Sicché, nonostante il greco non abbia e non poteva, come dicevo prima, non abbia confermato né poteva farlo l'interessamento del bontade per il rilascio di quella patente, perché avrebbe rivelato peraltro i suoi stretti rapporti con bontade, perché avrebbe sorretto una dichiarazione di un collaborante, e un uomo d'onore non può confermare la dichiarazione del collaboratore,
Le dichiarazioni di Mannoia appaiono comunque riscontrate da numerosi elementi. L'effettiva ed illecita restituzione della patente, presumibilmente sottratta abusivamente dal fascicolo alla prefettura. Secondo elemento, la coincidenza di data di detta restituzione col rilascio della patente a Bontade, rilascio e la successiva inerzia nella richiesta di sospensione per Bontade. Terzo elemento, l'intermediazione di soggetti diversi dal diretto interessato, perché certo è che non fu Greco a seguire la pratica e non è credibile con l'indicazione a Pino Romano. E però il pubblico ministero non può non evidenziare quelle quantomeno singolari, ma io direi conducenti, analogie fra questa pratica e quella relativa al rilascio della patente di Stefano Bontade. Perché non solo c'è l'analogia nel contenuto di quell'istanza, ma come è facile rilevare dalla consultazione del fascicolo permanente della questura del Greco e da quello della prefettura relativo alla patente, anche Greco, come Bontade, dicevo, non solo ha presentato un'istanza fondata sulla presunta necessità del documento di guida per esigenze lavorative connesse all'attività del coltivatore diretto, ma anche in questo caso gli uffici della questura hanno dato avvio ad un'istruttoria che all'inizio, prima dell'intervento del questore in Mordino, sembrava preludere ad un orientamento favorevole al rilascio della patente. Al parere favorevole per la restituzione della patente. E infatti, a seguito della presentazione di quell'istanza del Greco che abbiamo visto poc'anzi, del dicembre 79, se non ricordo male, del 12 dicembre 79, appena un giorno dopo, l'ufficio misura. Quindi l'istanza è datata peraltro 11 dicembre 79, almeno il timbro d'ingresso della questura. A seguito, dicevo, di questa istanza dell'11 dicembre 79, appena un giorno dopo, il 12 dicembre 79, l'ufficio misure di prevenzione della questura inviò un fonogramma, quindi utilizzando lo strumento più celere possibile, al primo distretto di polizia. Così non arriviamo a leggere. Sì, questa era per la data. Sì, andiamo. Sì, capisco che non si legge. Primo distretto di polizia, col quale chiedeva di accertare se il documento di guida fosse utile al Greco in relazione all'attività lavorativa dal medesimo svolta, soprattutto se ci attenzioniamo alla parte finale, gli ultimi tre righi. Pregasi pertanto far conoscere se quanto asserito dal Greco risponde al vero, nonché se chiesto documento guida sia utile al medesimo in relazione all'attività svolta. Rimane si attesa cortese riscontro questore Epifanio, dice il fonogramma. E con altro fonogramma del 28 dicembre 79, quindi un paio di settimane dopo, 28 dicembre 79 il timbro d'ingresso. Che la data del fonogramma è il 26-12, comunque questione di giorni poco rileva. Cosa si dice? Comunicasi che Greco Giuseppe risulta effettivamente svolgere attività coltivatore diretto, predetto e proprietario unitamente al fratello di terreni coltivati da agrumi. Documento guida richiesto dal Greco Giuseppe potrebbe agevolare l'attività svolta, nonché per spostarsi più celeremente nei succitati fondi. E allora,
richiesta, istanza questa volta presentata direttamente in questura, come vedremo, altro dato. Non c'era più bisogno questa volta di eludere pareri richiesti dalla prefettura. Con l'istanza presentata direttamente in questura, la questura poteva direttamente impostare la pratica come credeva, non aveva problemi di difficoltà di coordinamento con eventuali richieste di parere, come era accaduto per Bontate, perché qui siamo in un periodo successivo. E vengono quindi, dopo questa risposta al distretto di polizia, tutte le premesse perché il questore rispondesse nello stesso modo in cui aveva fatto il questore Epifanio, con la nota del 29 luglio 78 che ricordiamo favorevole al rilascio della patente a Stefano Bontate. Se non che accade? Evento imprevedibile, che la pratica di Greco arriva sulla scrivania del questore quando il questore non era più Epifanio, ma era il questore Immordino, e che sappiamo al contrario del suo predecessore, tutt'altro che influenzabile dal dottore Contrada. Ed infatti Immordino, pur segnalando, pur dando atto nella sua nota alla prefettura, nel suo parere, possiamo riprendere il documento, pur dando atto infine che il Greco in effetti svolgeva l'attività di coltivatore diretto, espresse un esplicito parere contrario alla restituzione della patente, usando il termine che il Greco è ritenuto capace di abusare del chiesto documento di guida, evidentemente in relazione al fatto che è diffidato, ex articolo 1, indiziato di appartenenza alla mafia. È chiaro dunque, da queste carte emerge una prova documentale che la ferma opposizione del questore Immordino bloccò il tentativo di interessamento in questura che, come dimostra l'avvio dell'istruttoria, ci fu. Istanza presentata direttamente in questura, non si capisce per quale ragione, e l'unica ragione è che così si evitava di presentare l'istanza dove andava presentata, cioè in prefettura, si evitava che succedesse un nuovo incidente pontale, la difficoltà di dover fare deragliare la pratica da binari che diversamente sarebbero stati impostati dalla prefettura. Così, presentando l'istanza direttamente in questura, era la questura che si appropriava dell'istruzione della pratica e la indirizzava immediatamente in modo favorevole alla concessione della patente al Greco. Primo elemento quindi, circostanza significativa, il fatto che l'istanza venne presentata direttamente in questura. Secondo, istruttoria incanalata fin dall'origine, ma in questura. Secondo, la falsa riga dell'istruttoria Bontate. Ma a questo punto l'evento imprevedibile questa volta si è creato non in prefettura ma di nuovo in questura, il questore Immordino. E allora che succede? Che la patente certo viene consegnata, disattendendo il parere negativo del questore, sottraendo il documento dal fascicolo senza alcuna disposizione prefettiva. E dicevo, Greco evidentemente consapevole dell'illecità di quella restituzione di patente, e di qui la distruzione del documento. Certo, manca la prova dell'intervento del dottore Contrada in prefettura per far ottenere ugualmente la patente a Greco, ma non c'è dubbio, su un piano logico e razionale, che quell'illecita sottrazione della patente non può non essere connessa con il pregresso evidente interessamento per la pratica rilevatasi in questura. Se noi non avessimo trovato un interessamento nella pratica dell'istruzione, dovremmo dire che qualsiasi collegamento rispetto all'illecita sottrazione con il dottore Contrada sarebbe arbitraria, ma così non è, perché abbiamo la prova di un interessamento in questura, poi abbiamo il dato di quell'illecita sottrazione in prefettura. Noi non possiamo ricostruire, perché di fronte a un'indicazione del collaborante rispetto al risultato finale, non ai vari passaggi, per agevolare il Greco, non possiamo dire dottore Contrada aveva l'amico in prefettura e si rivolse all'amico in prefettura, perché noi ipotesi non ne possiamo fare. Le modalità mediante le quali venne sottratta quella patente non sono ricostruibili con certezza. Certo è però che il dato di fatto documentale è che in questura,
prima che intervenisse il questore Mordino, si predisposero tutte le carte perché venisse rilasciata legalmente al Greco quella patente. Poi ci fu l'inconveniente, ma era tanto importante la richiesta, perché non veniva da un uomo d'onore qualsiasi, ma veniva da Stefano Bontade. Era tanto importante quindi esaudire la richiesta di Stefano Bontade che si arriva al punto di superare anche la questione burocratica, e si fa sparire il fascicolo in prefettura. Nessuno se ne sarebbe accorto se Marino Mannoia non avesse reso questa dichiarazione. Nessuno si sarebbe accorto né dell'anomalia della istruttoria in questura, né dell'illecita sottrazione della patente in prefettura. E quindi, al di là della valenza accusatoria in questo processo, che ha nei confronti dell'imputato questo specifico episodio, è certo comunque che la dichiarazione di Marino Mannoia ha trovato un ulteriore riscontro. Né va trascurato che l'esito della pratica, l'esito formale della pratica in esame, serve a dimostrare ancora una volta l'atteggiamento di favore che la questura, l'abbiamo già detto, tende nei confronti di Bontade, allorquando il questore era invece Epifani e non il Mordino. Perché mi chiedo come mai il questore Epifani e i suoi collaboratori non pensarono di esprimere parere contrario al rilascio della patente in favore di Bontade con la medesima motivazione adottata dal questore Mordino per Greco, e cioè tenendo conto del pericolo che il mafioso potesse abusare del documento di guida, tanto più che questa, il rischio di abuso del documento di guida, era una formula, ne ha riferito il teste dottor Emanuele, spesso adottata in casi del genere, e tanto più doveva essere utilizzata per Stefano Bontade, mafioso certamente di maggiore spicco e pericolosità del Greco Giuseppe. E che dire poi della pratica di rilascio passaporto al Greco Giuseppe, Greco Pinè, altrettanto rapida quanto quella di Stefano Bontade, e in ordine alla quale il Greco, sentito anche nel dibattimento, è parso molto reticente, dichiarando di non ricordare chi si interessò per la presentazione dell'istanza, istanza peraltro non rinvenuta agli atti della questura, non c'è negli atti acquisiti, non c'è nel fascicolo permanente, e rispetto alla quale, come vedremo, c'è un altro punto interrogativo inquietante. Chi ritirò il passaporto a Giuseppe Greco in questura? Vediamo la rapida successione cronologica dei documenti dell'istruzione della pratica del passaporto di Greco, fascicolo permanente della questura, tratti dal fascicolo permanente della questura. 14 marzo 1978, il dirigente della divisione polizia amministrativa della questura richiedeva al dirigente dell'ufficio di prevenzione un parere per ottenere circa l'opportunità di aderire, quindi dice: nominato un oggetto, presentato istanza per ottenere il rilascio del passaporto per tutti gli stati trattandosi di persone sottoposte a misure di prevenzione, si prega a far conoscere con cortese urgenza se sia ritenuto opportuno aderire a tale richiesta. Come dicevo, noi l'istanza non l'abbiamo trovata agli atti del fascicolo permanente. Se andiamo alla risposta, prendiamo la risposta dell'ufficio misure di prevenzione, si dice, data 15 marzo 1978, la richiesta era del 14 marzo 1978, quindi ancora dalla stessa rara celerità e tempestività già evidenziata per Stefano Bontade, per il passaporto di Stefano Bontade, in data 15 marzo 1978 l'ufficio misure di prevenzione non esprime nessun parere, ancora una volta questo uso. Cosa dice? Con riferimento alla nota sopra distinta, si comunica che il nominato in oggetto in atto non risulta sottoposto alla misura di prevenzione o alla sorveglianza speciale dell'APS. Il Greco Giuseppe è indiziato di appartenenza alla mafia. Aveva chiesto l'ufficio, la divisione polizia amministrativa, un parere circa l'opportunità
di aderire alla richiesta del rilascio passaporto avanzata da Greco, l'ufficio di visione di prevenzione non si esprime sull'opportunità, dice soltanto che non è sottoposto alla misura di prevenzione, ma è indiziato di appartenenza alla mafia. Ebbene, come abbiamo modo di vedere dal successivo documento, che è l'unico documento, ma vediamo ce n'è un altro, dal quale si evince che il passaporto venne rilasciato, si tratta di una comunicazione della Questura di Palermo alla Divisione Polizia Giudiziaria, Ufficio Misure di Prevenzione, Criminal Poll, Ufficio Politico, dove dice: per l'aggiornamento di cose di questi atti si comunica che questo ufficio in data 16.3.78, quindi il giorno dopo quel non parere dell'ufficio misure di prevenzione, il passaporto 16.3.78 ha rilasciato la persona oggetto indicata il passaporto valido per 5 anni per la Criminal Poll e l'ufficio politico, si allega copia dell'informativa dell'ufficio di prevenzione, eccetera. Il consolato USA consigliando che venga negato il visto d'ingresso, formula già utilizzata, veniva utilizzata per gli indiziati mafiosi, utilizzata per Bontade. Quindi, in questa comunicazione datata 18 marzo 1978, il passaporto venne rilasciato il 16 marzo 78. Non sappiamo in che data fu presentata l'istanza perché non ce l'abbiamo. Dalla prima comunque richiesta di parere sono trascorsi 3 giorni, anzi 2. 14 marzo 78 richiesta di parere all'ufficio di misure di prevenzione, 15 marzo 78 l'ufficio di misure di prevenzione non esprime parere, 16 marzo 78 il passaporto è già rilasciato a Giuseppe Greco. E vediamo quell'altra anomalia. Evidenziata, e cioè cosa emerge dalla consultazione del registro consegne e passaporti della Questura. Il 16 marzo 78 abbiamo detto il passaporto veniva rilasciato, il 17 marzo 78 il passaporto risulta consegnato, questa è la riga che fa riferimento a Greco Giuseppe. Scordiamo sulla destra, vabbè, dice dove si danno i dati identificativi. Andiamo direttamente alla parte finale, che è quella relativa alla consegna. Aspetta un attimo. Sì. Vabbè. Allora, questa è la parte finale del registro. Abbiamo l'indicazione Greco Giuseppe. Lì c'è l'annotazione di data 17 marzo 78, anzi non è poco chiaro se venne consigliato il 16 o il 17 marzo, al lato dove andrebbe segnato, dovrebbe esserci la firma del diretto chi ritira il passaporto, si tratta di caselle completamente vuote. Il passaporto quindi a Giuseppe Greco venne consegnato perché è nel registro, ma non si sa chi lo ritirò, non c'è nessuna firma per consegna. Ulteriore dato ed elemento che costituisce indizio dei buone aderenze che Pino Greco indirettamente aveva, questa all'interno, interamente all'interno della Questura, perché sappiamo che il passaporto era pratica tutta della Questura, interna alla Questura. Possiamo chiudere questo documento e passare ad altro documento. Pertanto, sulla base di tutte queste considerazioni, anche questa dichiarazione del marito Mannoia, come anche, ancor di più, quella sulla patente Bontade, ha incontrato precisi e specifici riscontri a supporto dell'attendibilità del marino Mannoia. Passiamo ora alle dichiarazioni del Mannoia relative al dottore Purpi. Tema di prova che è strettamente connesso a quanto sinora discusso, e cioè rapporti contrari Bontade, perché come sappiamo il Purpi è stato indicato da Gaspare Mutolo quale
secondo tramite, oltre al Cassina, fra Bontade e Contrada. E quindi, sotto questo profilo, le dichiarazioni di Mannoia rivestono particolare valore, atteso che ne è emersa un'importante conferma alle affermazioni di Gaspare Mutolo, e cioè la prova dei rapporti del dottore Purpi con Stefano Bontade ed altri appartenenti alla sua famiglia, assai risalenti nel tempo, antecedenti rispetto al rapporto contrario a Bontade e sua premessa e presupposto logico. Qui si aggiungono peraltro le dichiarazioni che abbiamo già, di cui abbiamo già riferito dell'altro collaboratore Gioacchino Pennino. E cosa dice sul punto Mannoia? Alla domanda del pubblico ministero se è a conoscenza di altri rapporti fra Cosa Nostra ed altri funzionari di polizia, sì, dice: io mi ricordo del dottor Di Purpi, ricordo semplicemente che Purpi, sin da quando ho fatto ingresso io nella famiglia di Stefano Bontade, sapevo per averlo sentito che Purpi era una persona in piena disponibilità della famiglia di Bontade stesso, del Citarda, del Pino Albanese e soprattutto di Girolamo Teresi, il quale gli ha regalato un appartamento dello stesso stabile dove abitano gli Albanesi. Nello stesso stabile loro hanno costruito, alcuni dei loro membri della famiglia albanese abitano. In che periodo? Mannoia dice: l'ho sentito dire quando sono entrato a far parte di Cosa Nostra, ma la cosa risaliva molti anni prima, non so se saranno stati 30 anni fa, 25 anni fa, molti anni fa. Poi Mannoia riferisce un altro episodio e dice: nella fine dell'82, credo inizio 83, il Bontade Giovanni scrisse una lettera, lui simulava la malattia, simulava anemia ed altre cose, e quella lettera lui la fece uscire attraverso una persona dal carcere per mandarla ad Innocenzo Pasta. Quella lettera fu trovata poi in una perquisizione all'Innocenzo Pasta. Una mattina, mentre io ancora stavo dormendo, vidi l'irruzione dei carabinieri all'interno del carcere e mi svegliarono e perquisirono tutta la cella, al che domandai a Bontade agli altri: ma che è successo? E così si è venuto a sapere che fuori all'esterno avevano trovato questa lettera che Giovanni Bontade aveva inviato, e in quella lettera si facevano nomi di alcuni colonnelli medici. Io non l'ho vista la lettera, era il Giovanni Bontade che diceva che era preoccupato per quello che c'era scritto nella lettera, si faceva il nome anche di Purpi, si facevano altri nomi per interessarsi alla sua simulazione di malattia. Quindi, i fatti riferiti da Mannoia sono tre. Primo, che Purpi, dottore Purpi era a disposizione, dice lui, in piena disponibilità della famiglia di Bontade, i rapporti in particolare con Pino Albanese, eccetera. E che tali rapporti erano assai risalenti nel tempo. Due, che in virtù di tale rapporto il Girolamo Teresi, 25-30 anni fa circa, comunque molti anni fa, aveva in contraccambio regalato al Purpi un appartamento sito nello stesso stabile degli Albanesi, altri uomini d'onore della stessa famiglia. In terzo luogo, la preoccupazione di Giovanni Bontade per il sequestro di una sua lettera indirizzata a Innocenzo Pasta, rinvenuta a seguito di una perquisizione presso l'abitazione del Pasta, lettera dal quale si vincevano gli stretti rapporti fra il Bontade ed il Purpi, tanto che il Bontade vi invitava a Pasta a rivolgersi tra gli altri al Purpi per interessarsi per la sua simulazione di malattia. E poi dice anche il Mannone, c'erano tanti altri nomi. Circa la vicinanza di Purpi a Stefano Bontade, a parte gli specifici fatti riferiti dal Mannoia, e cioè due, appartamento regalato da Girolamo Teresi e lettera di Giovanni Bontade, sappiamo, dicevamo, risulta altresì da Mutolo, dichiarazione di Mutolo e Pennino. Ed è comunque proprio in relazione ai pregnanti e specifici episodi riferiti da Mannoia che sono stati acquisiti i più significativi riscontri obiettivi che, anzi, soprattutto in relazione alla lettera Pasta, possiamo dire prove, non solo riscontri. Per quanto riguarda l'appartamento, è accertato e lo possiamo, sono fatti che ammette il dottore Purpi nel corso dell'interrogatorio al pubblico ministero del 6 giugno 1994, acquisito agli atti. È accertato, in effetti il Purpi nel 1966,
ha detto vittoria pure, quindi Mannoia ha detto 25-30 anni fa, ci siamo perfettamente. Acquisì la proprietà di un appartamento che in effetti sito nel medesimo stabile degli Albanese e che in tale palazzo abitava Mimmo Teresi. E in quell'interrogatorio egli ammise anche di conoscere, oltre il Teresi e Pino Albanese, anche Stefano e Giovanni Pontale, in quanto quest'ultimo, Giovanni Pontale, era all'epoca fidanzato, ha detto il dottor Pulpi, con una citarda che abitava al suo stesso palazzo. Questo il Pulpi che naturalmente poi, che in quell'interrogatorio si difendeva, ha smentito che quell'appartamento gli fosse stato regalato, ha smentito di essere in stretti rapporti con i Pontate, ha detto, e con gli Albanesi, non solo rapporti di saluto. Comunque, il dato di fatto riferito da Mannoia circa quell'appartamento, nello stesso stabile degli Albanesi, del fatto della conoscenza del Pulpi con il Teresi e con i Pontate, è comunque ammesso dallo stesso Pulpi. Ma veniamo all'elemento più importante, l'elemento documentale inoppugnabile che io ho definito prova dei rapporti, prova autonoma che prescinde dalla dichiarazione dei pentiti, dei rapporti di dottore Pulpi, non solo di dottore Pulpi, con il Pontate, con i Pontate. In effetti risulta dagli atti acquisiti che il 3 febbraio 1983, in esito a perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Innocenzo Pasta, vennero sequestrate 4 lettere di Giovanni Pontate e in una di queste il Pontate dava incarico al Pasta di darsi da fare, ora poi leggeremo testualmente, di darsi da fare per intervenire su alcuni medici incaricati di una perizia, dall'esito della quale dipendeva la scarcerazione del Pontate medesimo. E il Pontate cosa diceva in particolare? Incaricava a questo fine il Pasta perché contattasse il dottor Pulpi. Quindi verbale perquisizione del 3 febbraio 83 dei carabinieri di Palermo, acquisito agli atti. Andiamo alla pagina successiva dell'intestazione, carissimo Enzo, dove riferisce della questione della necessità di contattare questi medici. E allora, dice Gino, andate a trovare a Pino mio cognato, insieme andate dal dottor Pulpi, che è vicequestore, se per caso starebbe bene con Di Stefano, con Mazzola, sono i due medici, oppure insieme a Pino, perché con il giornalista, se parla con D'Antone, che è il capo della squadra mobile, se può parlare per questi signori. Questo scrive Giovanni Pasta dal carcere e Innocenzo Pasta. Quindi, cosa si desume? Che il Pontate non ha dubbi alcuno sul fatto che il dottore Pulpi, per il momento ci interessa in questa parte il dottore Pulpi, che il dottore Pulpi, che è vicequestore, se per caso starebbe bene con Di Stefano, con Mazzola. Il punto, quindi, l'unico dubbio che ha il Giovanni Pontate è se Pulpi sta bene con i medici Di Stefano e Mazzola. Non ha dubbi alcuno che, qualora sia certa questa condizione, cioè se Pulpi sta bene con Mazzola
Mazzola Di Stefano non ha dubbio alcuno sul fatto che Pulpi si presterà, che Pulpi aderirà alla richiesta che gli verranno fatto di intervenire in favore del Bontate sui medici. Questa lettera parla in modo estremamente chiaro e non abbiamo qui soltanto una riscontro alla dichiarazione di Mannoia. Abbiamo due cose. Abbiamo una prova dei rapporti del dottore Pulpi con Stefano Bontate e abbiamo un certificato di garanzia di attendibilità di Marino Mannoia che ci indica lui questa lettera che corrisponde a quello che Mannoia dice e che ben fa comprendere, letta proprio la lettera, letto il documento, fa ben comprendere perché il Bontate si dolesse del ritrovamento da parte dei carabinieri di quella lettera, perché viene fuori con evidenza il legame con il dottore Pulpi, ma come dicevo non solo con il dottore Pulpi ma anche con il dottore D'Antona, ma ne riparleremo di questa lettera quando riferiremo delle dichiarazioni dei collaboranti riguardanti il dottore D'Antona. Credo che non siano necessarie ulteriori considerazioni sul riscontro enorme costituito da questa lettera circa i rapporti Bontate-Pulpi, circa la conferma quindi di quel ruolo assunto dal dottore Pulpi, emerso dalle dichiarazioni del Mannoi e del Mutolo nei rapporti secondo cui egli era a disposizione dell'organizzazione, perché questo è uno dei tipici favori che si fanno quando vi è questo rapporto di sudditanza del funzionario dello Stato nei confronti dell'organizzazione mafiosa, espresso in gergo mafioso e nelle mani di. Il riscontro quindi, per venire direttamente alla posizione del dottore Contrada, riscontro quindi anche a quello che dice Mutolo circa i pregressi rapporti Pulpi-Bontate che costituirono premessa per l'instaurarsi del rapporto diretto col dottore Contrada. E non aggiungo altro, dicevo, passo in ultimo ad esaminare le dichiarazioni di Marino Mannoia a carico di altro funzionario di polizia, dottore Speranza, in servizio presso la squadra mobile di Palermo nel periodo 71-78 e quindi anche durante la dirigenza del dottore Contrada della mobile. Queste dichiarazioni di Mannoia quale rilevanza hanno in questo processo? Hanno una duplice rilevanza. In primo luogo, il solo fatto che Marino Mannoia abbia chiamato in causa anche altri funzionari di polizia diversi dall'attuale imputato sminuisce ulteriormente la rilevanza di ogni linea difensiva fondata sulla cosiddetta tesi del complotto, a meno di voler sostenere che sia stata ordita una congiura con obiettivi indiscriminati. Pulpi, Speranza, dottore Contrada, poi vedremo altri collaboranti, parlo del dottore D'Antona, altri collaboranti che hanno riferito anche di collusione all'interno dei carabinieri. Il Pulpi ha detto di non avere mai conosciuto, nemmeno per ragioni di lavoro, il Mannoia né il Mutolo. Nessuna vendetta quindi è possibile neppure. E in secondo luogo dobbiamo valutare che, essendo impensabile anche sotto questo profilo, quindi il secondo profilo di rilevanza delle dichiarazioni di Mannoia su dottore Speranza, essendo impensabile, abbiamo già detto, che il dottore Contrada fosse l'unico appartenente alle forze dell'ordine colluso con la mafia, l'unico garante dell'impunità dei mafiosi, è intuitivo dunque che la verifica di ogni ulteriore coinvolgimento di funzionari di polizia indicati dai collaboratori di giustizia merita un approfondimento
al solo fine di verificare l'attendibilità del dichiarante. E fermo restando, naturalmente, che ben diverso è poi la rilevanza della valenza probatoria, accusatoria di ciascuna di queste dichiarazioni nell'ambito dei singoli procedimenti collegati in cui questi funzionari di polizia si trovano oggi eventualmente indagati. Questi, nel caso del dottore Speranza, lo sappiamo e se lo sentite infatti come indagato.